fisicamente non abbiamo nessuno a cui rivolgerci, quindi purtroppo ci hanno sempre accesso mezz'ora prima delle 20 a quest'aula, quindi settare tutto alla fine sembra un po' panico, settiamo tutto su, però per di più, ripeto, non avendo nessuno rispondibile, perché qui in università ci sono dei ragazzi predisposti, vedete, 150 ore. Prova, ecco, infatti è andato su uno dei nostri, che è appena stato eletto 150orista, a quanto pare, non ho capito cosa è successo, però siamo finalmente riusciti ad entrare nell'aula, nella regia, siamo online, ok? Tra l'altro anche con la GoPro, ci vedono? Ma è girato? Dovremmo girarci giusti. Va bene, allora intanto metto... c'ho il controller 1. In casa mia, controller 1. Allora, quindi abbiate pazienza, ancora 5 minuti, veramente dovremmo essere così del tutto a posto. E dovremmo riuscire ad iniziare con un po' di buona fortuna. Così mi senti? Più o meno. Prova, 1, 2, 3, prova, questo lo spostiamo. Ciao a tutti. Andate, potremmo fare un po' di conversazione. Ciao, come va? Avete avuto difficoltà a trovare questo posto? No, c'erano le frecce messe lì. Bravo, Ianez, è servito. Sono servito. No, ma bello, perché tipo 20 minuti fa, mentre eravamo qua tutti presi a fare mille uno cose, arriva Ianez, un ragazzo, sparisce. Dov'è Ianez? Ci ricordiamo che 10 minuti prima aveva detto, io vado a mettere le frecce. Che frecce? Cosa vuol dire le frecce? E a quanto pare sono servite, forse aveva effettivamente ragione. E che altro dire? Ah, ecco, una domanda che in realtà mi interessa. Come avete conosciuto del nostro evento di MUAC e tutto il resto? Perché dovremmo iniziare ad avere... Non sappiamo fare marketing, anzitutto. Non sappiamo pubblicizzarci, non sappiamo utilizzare i nostri canali di comunicazione. Quindi una domanda che vi vorrei fare è chiedervi come avete fatto a conoscere MUAC. Volantini a scuola, poi amici, passaparola, internet, mail, non lo so. Tra Silvia, ciao Silvia. Cito in così, un giorno hai digitato a caso muac.org su... C'era da qualche parte, non mi ricordo dove, c'era Provetto Brescia. Sì, ci sta. Non lo so, altre campagne Facebook? Volantino dipartimento, perfetto, quindi volantinaggio funziona. Campagne Facebook nessuno, no, perché tu, poi, tu, oh, mitico, abbiamo speso ben 10 euro in campagne Facebook, non so se qualcuno l'ha mai fatto, poi entrate su Facebook, fate campagne, sistemate, brigate, poi a un certo punto dici, sì, voglio pubblicizzare il mio evento, lo faccio, buttiamoli, sbocciamoli questi 10 euro per una campagna. Io non ho mai visto tante opzioni, una dietro l'altra, per riuscire probabilmente a mandare uno shuttle sulla Luna è decisamente più facile. Ma è il posto, è la regione, è il raggio di interesse, è l'età, è quello, è la mission. Non ho la minima idea, abbiamo preso 10 euro, abbiamo detto guardate, noi li mettiamo. Se qualcuno lo vede bene, se nessuno lo vede pazienza. Però a quanto pare in realtà 5 euro sono serviti, quindi ha funzionato. Poi volantinaggio, passaparola, nessuno... Passaparola, salute, giustamente. Un po' di facce amiche l'ho già vista, quindi le vedo, quindi in realtà alcune persone già ci conoscono. Ok, domanda, mi sentite? Anche se parlo un po' a bassa... No, fai il piacere di parlare ad alta voce. Facciamo ad alta voce. Anche perché, appunto, non funziona l'impianto audio, quindi se riuscite a sentirmi in questo modo, bene. Sembra l'ennesima scusa, ma forse non è colpa nostra davvero. Forse non è colpa nostra, ma... Davvero, c'è un problema d'impianto audio dell'aula, ma è sparito il responsabile, quindi... E Ianez è stato magicamente... Sì, esatto, è stato eletto senior. Ma pensate, quando sei nei videogiochi e fai un tot di kill, automaticamente sale di livello. Non lo so. Comunque... Per il resto si vede cambio nello stream. Si sente lo stream? A lei? Presidente, a lei... Il microfonino. Grazie mille. Intanto stavo intrattenendo i nostri ospiti con qualche chiacchiera. Però qualcuno è venuto grazie alla campagna su Facebook. Dobbiamo probabilmente fare di più sulla campagna su Facebook. Dobbiamo spingerla un po' di più. Conosci anche Ianez? Ok, allora. Vabbè, però non te l'ha Ianez. Non te l'ha detto Ianez, te l'ha detto la campagna Facebook. No,
Mi sa che anche Yannis l'aveva fatto sapere. Potrebbe aver pubblicato. Noi dobbiamo spingerla un po' di più magari, perché voi siete il target troppo preciso. Poi magari arriva qualcuno che Facebook non sa che è interessato. Campagna su Instagram? Abbiamo pagato anche quella? No, non credo. Non credo? Non credo, non avevamo abbastanza soldi. Limiti della situazione studentesca. Comunque. Okay. Allora. Possiamo partire? Dai, fai partire. Siamo live? Sì. La frase mai sentita da nessuna parte. Ciao Grini! Ciao professor Grini. Siamo in diretta. Pronti? Vai. Ok, quindi. Ciao a tutti. Buona serata. Benvenuti a Mu Academy del 2019. Questa è la prima serata. Uh-huh. Questa sera è principalmente dedicata a sicurezza informatica e programmazione in C. Sì, uno dei due relatori è lui, l'altro Ciao. È il signor Acchiappati lì. Più un mashup esatto, di questa presentazione, una cosa un po', tra un po' lui esatto. L'altro, quello ricciolo, lei, lui, non lo so, un po' di gente. Magari. Se volete venire anche voi a fare una presentazione va bene lo ormai stesso. Sì, esatto, questa qua l'abbiamo messa un po' assieme all'ultimo, come al solito. Non so di cosa farli. Niente, in quanto presidente vi do il benvenuto, sarò di nuovo qua fra 0 secondi per fare la prima presentazione della serata. Sì. Spero vi interessi e di trovarvi le prossime serate, soprattutto per chi ci seguisse da Instagram, da YouTube può farci domande in diretta. Sulla chat. Da chi segue la diretta. Alla vostra sinistra. Cioè no, la nostra sinistra, la vostra destra, trovate la chat, basta scrivere, c'è Cammo in regia o... Che riporterà le domande Cammo. A noi altri e verranno riportate le domande del pubblico perché si sentano anche qua, anche per chi non ci segue qui. Ok, detto questo, queste premesse, direi che possiamo iniziare, esatto. Allora, inizio a fare una bella introduzione. Stasera, adesso, quantomeno, voglio parlarvi delle CTF, del mondo delle CTF. Iniziamo subito col dire due cose. Uno, che voglio che queste presentazioni siano molto, queste presentazioni, non le chiamo lezioni, ma appunto presentazioni, voglio che siano molto interattive, vorrei avere un feedback da parte vostra per riuscire a capire cosa state capendo, come stanno andando le cose, quindi se avete domande alzate pure la mano, fate anche le facce buffe, io tanto le vedo perché c'è una buona illuminazione, quindi non preoccupatevi. Voglio parlarvi delle CTF. Domanda, chissà cosa sono le CTF nel mondo informatico? Dera? Pieno. 2, 3. Oh, pure lui, 4. Qualcuno là dietro? Le scatole anche a lui, quindi non contate. Cammo là dietro, vabbè Cammo. Siamo okay, pochi. Va bene. Allora, le CTF. Ecco, vabbè. Clicchete clic. Troppo clic. Ok. Clicchete clic. Si vede? Sì. Si vede. Le CTF sono una... Vedetela un po' come un sport, una competizione, ok? Nel mondo di noi informatici che non facciamo altri sport. Esatto, nel mondo massimo scacchi perché siamo seduti, però vabbè. Facciamo questo. Non mi azzardo a dire che sono anche a livello agonistico, però... Beh, in realtà sì. Sì, possono essere considerate anche a livello agonistico perché ci sono competizioni internazionali. Cioè sì. Si parte dalle squadre nazionali e si arriva a portare eventi molto importanti. Assolutamente, mondo, con premi non, esatto. Premi non indifferenti, no, esatto. Tantissime persone. Possiamo considerare agonistiche. Esatto, sono eventi molto grandi. CTF vuol dire letteralmente Capture the Flag, cioè concettualmente l'idea è quella di riuscire ad avere una bandiera che è, appunto può essere rappresentata come una stringa di caratteri, magari un'immagine o diciamo un qualcosa a livello di informatica riconoscibile e riconducibile a un determinato gruppo o singola persona o comunque identificativo di una squadra, affinché questa flag possa essere o rubata, se è la squadra avversaria chiaramente, oppure piantata, diciamo installata, mettiamola così, sull'obiettivo a seconda delle modalità di gioco. Che adesso andremo. Appunto, parlando delle modalità, quella che ha scritto lui è la modalità attack and defense, quindi ci sono più squadre, queste squadre si sfidano tra di loro e l'obiettivo può essere difendere un proprio fortino, nella fattispecie una macchina, e praticamente si hanno tutte le squadre che attaccano le macchine delle altre squadre, quindi praticamente si va a simulare quella che potrebbe essere una reale situazione di un'azienda. Che è soggetta ad attacchi e quindi c'è il team interno che deve difendersi da questi e si simula contemporaneamente anche il lato degli attaccanti che devono dunque cercare di
sfondare le macchine. Esatto, e rubare questa formula del flag. Sono dei segreti, che possono essere segreti aziendali, o in questo caso ovviamente nel gioco, delle stringhe. Esatto, nel gioco è rappresentata questa famosa flag, per cui l'obiettivo è rubare la flag nemica e difendere contemporaneamente la flag amica. Oppure c'è una versione leggermente diversa di questa tipologia di gioco, dell'attack and defense, cioè il re della collina, King of the Hill, dove sostanzialmente c'è un unico obiettivo, c'è un unico server, sostanzialmente, il più delle volte, e le squadre devono riuscire a tenere per più tempo possibile la propria flag sul server centralizzato. Esatto, e quindi una volta avuto accesso al server, difendere, creare una sorta di barriera contro le altre squadre, mantenendo, garantendo dei servizi, insomma, è molto, come dire, realistico. Realistico, esatto. Infatti Red Team e Blue Team, perché è il nome nel settore delle due squadre, Blue Team è quello dell'azienda che si difende, il Red Team è quello del, generalmente si spera, dell'altra azienda pagata dall'azienda stessa per eseguire una verifica di sicurezza. Quindi il Red Team è un terzo che sotto contratto, testa, esatto. Deve testare sicurezza, esatto, dell'azienda, se no potrebbe essere anche qualcuno con intenzioni peggiori, ovviamente. Malintenzionati, generico, criminale. Un attaccante. Generico criminale. Il Red Team c'è. È l'attaccante. Esatto. Ah, piccola parentesi. Giusto. Vedrete su, adesso non so se si riesce a vedere, voi magari lo vedete un po' male, guarda, mi sposto, non so, sì, no aspetta, scusate, c'è l'inquadratura, spero di non incoprire nessuno, comunque c'è un link qua sotto, riporta un sito, i vari URL che vedrete qua sotto riportano dei siti caratterizzanti, diciamo, di questa tipologia di gioco, per cui l'attack and defense è il gioco, la tipologia di gioco che potrete giocare nella quell'URL, cioè tramite quell'URL praticamente si accede a una rete, esatto, una VPN, perché sì. Chi non sa cos'è una VPN, è una virtual private network, cioè praticamente una rete nella rete, mettiamola così, per cui il vostro computer è attaccato a internet, ma utilizzando una VPN siete all'interno di un'altra rete all'interno di internet, diciamo come la rete di casa, però ovviamente non fisicamente nelle vicinanze, diciamo, esatto. È una LAN non local e soprattutto non accessibile all'esterno, se non a chi sta giocando. Una volta avuto accesso a questa rete, parte voi la sfida, praticamente. Siete automaticamente bersagli attaccanti degli altri, quindi dovrete fate punti riuscendo a difendervi, riuscendo a tenere attivi proprio i servizi necessari per far punti, c'è tutta la spiegazione, un po' complicato. Sì, e allo stesso tempo attaccando gli altri giocatori all'interno di questa rete, rubando le loro flag, così via, così dicendo, come abbiamo detto sopra. Questa è anche la tipologia un po' più difficile, diciamo. Sì. Quelle successive sono un po' più fattibili, anche per capire cosa vuole dire fare una CTF, perché se ci si trova tuffati all'interno di un attack and defense, non si gioca praticamente, all'inizio sì. non si riesce a capire cosa si sta facendo. Non ha senso. Esatto. Invece, nel caso della Butt-to-Root, si ha praticamente a che fare con una singola macchina, non c'è nessuno che ci attacca, dobbiamo semplicemente ottenere, partendo da un utente qualunque, l'account utente di Windows, dobbiamo diventare amministratori della macchina. Quindi sfruttare le vulnerabilità che sono inserite nella macchina, ovviamente fatte apposta per questa cosa, quindi sono studiate in modo che ci siano delle vulnerabilità note, e da lì si parte nella privilege escalation, quindi si parte dall'utente singolo e si riesce ad arrivare a root. Root è l'amministratore di tutto, quello che Dio, che può fare quello che vuole. È una modalità molto più simile a quella che è, diciamo, un po' la vita del penetration tester, per cui da esterno deve riuscire ad arrivare ad avere più privilegi possibile all'interno su una rete, su una macchina, con macchina intendiamo sia server sia magari anche effettivamente, non so, aggeggicoli, dico per dire, non so, la PlayStation, la butto lì, c'è stato tutto il tentativo, il decorso di penetration testing per riuscire ad avere i permessi di root in maniera tale da poter, non so, far partire tutti i giochini strani, buffi e quant'altro. Faccio degli esempi, però concettualmente questa è una questione butt-to-root, cioè dall'avvio fino a diventare amministratori. Sempre link qua sotto, VulNub. Sono disponibili un sacco di macchine virtuali che possono essere scaricate legalmente, si possono quindi praticamente fare attacchi, perché sono state studiate apposta. Più o meno difficili, più esatto. O meno introduttive. Una però di queste è stata fatta dal relatore della conferenza successiva, quindi vabbè, diciamo che può contribuire un po' chiunque, ecco. Uh-huh.
Non ci guardare così, Francesco. Ho un nest. Vai. Okay. E poi? L'ultima, ma porca. L'ultima tipologia sono le Geopardi. Quindi, personalmente quelle che preferisco. Quelle più divertenti, sì, probabilmente. Decisamente. Sono delle sfide in cui non si ha a che fare con un server, come prima era una macchina virtuale o ancora prima una macchina intera. Qua è semplicemente, viene dato in mano un eseguibile, generalmente. Cose? Può succedere un po' di tutto, però diciamo, generalmente arriva un file eseguibile. Io la vedevo più una sorta di sacchettino. Ogni sfida è un sacchettino, tu la apri, guardi cosa c'è dentro e capisci cosa devi fare per riuscire ad ottenere questa famosa flag. Quindi ogni sfida contiene una flag. Si va dall'esperienza completa del penetration tester, che deve sfruttare magari più vulnerabilità per passare da zero a root. Qui si invece si fa la singola attività, cioè la sfida di una Geopardy tende a far specializzare in un particolare attacco. Si inizia il software, si inizia a studiare cosa fa, cosa non fa, cosa potrebbe servire che faccia, e da lì si cerca se esistono vulnerabilità, esatto. si studia come funzionano e quindi si riesce effettivamente a capire cosa bisogna fare per sfruttare quelle, esatto, vulnerabilità, che sarebbero solamente dei CVE online. Diciamo. Sì, come dire, degli esempi di vulnerabilità. Quando si parla di un sistema vulnerabile è molto più complesso del dire ho trovato un bug. Una volta trovato il bug bisogna sfruttarlo, bisogna riuscire a ottenere qualcosa di utile con questo bug. Mentre invece nelle Geopardy il bug è tra virgolette fine a se stesso, per cui c'è un programma fine a se stesso che non fa nulla, se è un programma ad esempio, e con le conoscenze di sicurezza informatica è possibile magari riuscire a sfruttare questo bug per ottenere la famosa flag. Sempre qua sotto link ctftime.org, che è più un contenitore generico delle CTF, cioè su questo sito si ha la lista delle CTF in corso o quelle in arrivo, e quindi può ovviamente capitare anche di trovare boot to root o trovare delle attacche di defense, c'è un po' di tutto, però tendenzialmente si ha a che fare con Geopardy, perché è anche la cosa più semplice da, esatto, organizzare, diciamo, e per la partecipazione, anche esatto, più comoda, molto più veloce, esatto. Dopo comunque cercheremo di farvi magari degli esempi per farvi capire. Ecco, in particolare nella Geopardy, o in realtà un po' anche nelle boot to root, però principalmente nella Geopardy, proprio perché le sfide sono scorrelate tra di loro. Esatto, diciamo, scorrelate. Sono quel famoso sacchettino che dicevo prima. Le tipologie di sfide si dividono sostanzialmente in queste categorie. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di che cos'è la binary exploitation, la forensic. Dai, un po' di interazione adesso, perché vedo un po' di facce buffe. Chi ha mai sentito parlare di... No, a parte Francesco, giustamente. Lei non conta, sia lì. Quale di questi avete sentito, quale non avete sentito? O quale vi dà... quale ha senso, ecco, magari, cioè, non... Sulle mani. Sentito parlare, però capisci. Binary exploitation, chi l'ha mai sentito? No? No. Silvia? Dera? Qualcuno? Binary exploitation... acchiappati, giustamente. Là dietro, giusto, che è? Ti chiami? Ciao Mohamed. Binary exploitation. Tra l'altro mi hai detto riconosciuto, ciao. È quello che dicevamo più o meno prima, dato un eseguibile, che sia su Linux, su Windows. Solitamente questo eseguibile fa qualcosa di estremamente semplice o stupido o assolutamente inutile. Però esempio veniva in mente la roulette, che era un gioco carino. Sì, esatto. Un giochino della roulette, puntavi, ottenevi... cioè, va bene, ok, divertente, però fine a se stesso... al cui interno c'è un bug di programmazione che può essere sfruttato per aggirare il programma stesso, dopo magari vedremo come, per riuscire ad ottenere magari una shell di comando, cose simili. Web exploitation, più o meno la stessa cosa ma nel mondo del web, quindi un sito internet, fine a se stesso ancora, non so, un qualcosa che vi dà la possibilità di creare dei semplici post, organizzarli, non veramente la fantasia del cosa dovrebbe fare una sfida è infinita, ma il punto è che è sempre soltanto uno. C'è sempre un bug, questo bug vi dà la possibilità di trovare la flag che ci sta dietro. Crittografia, quindi vabbè, studiarsi come funzionano gli algoritmi crittografici e dunque trovarne vulnerabilità. Esatto. I classici esempi sono RSA e AES. AES, blocchi. AES, RSA, giusto? Piuttosto... cifrari molto deboli come il cifrare di Cesare, di Wegener. Sì, è proprio entry level. Però sì, esatto, sì, giustamente. O nell'implementazione, non so, magari prendere un sistema crittografico sicuro,
Che però sbaglia a generare il random. Esatto. Il sistema fotografico ha bisogno di un random molto forte, quindi per impedire la prevedibilità del risultato, però la generazione del random è prevedibile e da lì quindi si riesce a tornare indietro nello stato del sistema crittografico e ottenere o la chiave o esatto. la parte, come il testo non cifrato, diciamo, ecco. Oh. Beh, mi vengono metto pagelle. C'è una sfida nella piccola. Esatto. Reversing, più o meno una via di mezzo tra cryptography e binary, cioè capire cosa fa un programma, magari un programma senza bug, però cercare di capire che cosa fa per riuscire a, non so, per dire, prevederlo. Ad esempio, avete presente nei programmi dove c'è bisogno di inserire il seriale per l'attivazione del programma? Quali sono i crack? Cioè, Photoshop, per dire, ok? No, cosa? No. Allora chiamiamolo no. Poposhop. Gimp. Poposhop. Paint. Quello bello. Negozio e foto non e, quindi e quindi modificarlo per fargli fare ciò che non dovrebbe. Cioè capire come il seriale viene autenticato e quindi creare un programma che genera seriali in maniera tale da avere tutti i seriali validi che vengono autenticati. Questo ovviamente è un long shot, cioè prima di arrivare a un software come Paint Photoshop Paint c'è tanto lavoro. Quelli che vengono proposti in queste sfide ovviamente sono decisamente più semplici. Sì, può capitare anche roba difficile, però al esatto. Defcon non sì, alle, certamente. Non alla certamente. E Forensic invece è da un punto di vista molto più dell'informazione in sé per sé, non so, per dire un'immagine di un disco che è stato corrotto. Esatto, quando c'è un problema su una chiavetta, la rimozione non sicura, non fa la rimozione sicura di una chiavetta e si corrompe questo disco. Praticamente il genere di sfida è questo, cioè io vi do un'immagine di un disco rotto, quindi non più caricabile da un sistema operativo, bisogna vedere cosa c'è di rotto, vedendo com'è fatta la struttura del file system, in questo caso, e ricostruirla quanto basta da poter caricare il disco e estrarre i dati che sono richiesti. Oppure mi vengono in mente delle sfide che avevamo fatto due anni fa, l'ESC di due anni fa, e c'era da recuperare delle informazioni all'interno dei record di NTFS, un file system utilizzato da Windows. Vabbè, lì sì. L'aveva fatta una persona che fa per lavoro forensic, cioè questa persona lavora per il mondo della forensic e sapeva come andare a prendere delle certe chiccherie, delle particolarità, esatto. Che gli hanno fatto arrivare addosso non poche parolacce dai partecipanti delle sfide. Cosa del genere, non so. Adesso veramente ci sono tantissimi esempi. L'importante è che capiate la steganografia, vero? La steganografia che è l'inclusione di informazioni all'interno di altre immagini. Generalmente immagini, però non necessariamente. Cioè all'interno di un qualunque file che rimane funzionante, quindi ad esempio un audio che si continua a sentire come sarebbe normalmente, io ho incluso delle altre informazioni che possono essere la flag. O la flag ovviamente, oppure ad esempio delle chiavi private, nel caso esatto. Di algoritmi, vabbè. Ci può stare dentro di tutto, diciamo. Queste sono sempre sfide di forensic. Oppure l'ultima categoria. L'ultima, general skin misc. È un grande sacco in cui esatto. Stare qualunque cosa. Tutto il resto. Vi propongo una sfida perché non so. Scopro un nuovo linguaggio di programmazione molto buffo. E vi Pyatt, per esempio. Un linguaggio di programmazione che utilizza i colori e i pixel. Non sto qui a spiegare. I quadri di Mondrian, praticamente, ecco, da qui deriva il nome. In base alla dimensione e alla posizione dei riquadri, questo genera codice eseguibile. È una cosa un po' particolare. Non stiamo qui a spiegarlo perché è abbastanza. Non lo usa davvero nessuno questa cosa se non per fare queste sfide. Tranne noi quando abbiamo fatto una sfida. Esatto. Per questo. Sostanzialmente vi davo un interprete e vi dicevo: ok, dovete fare un programma in questo linguaggio, Pyatt, per riuscire ad ottenere la flag. Quindi dovete impararvi questo linguaggio, non c'è davvero qualcosa dal punto di vista della sicurezza informatica, è semplicemente una rottura di scatole per chi sta giocando, ma almeno si impara qualcosa di nuovo. A chiusura di tutto questo vorrei dire che lo scopo di tutte queste sfide, se non si fosse capito da come parliamo noi, è imparare qualcosa. Nessuno avrebbe mai davvero preso in mano Pyatt se non fosse stato per quella sfida, nessuno avrebbe magari preso in mano, mi viene in mente, le bande magnetiche. Bande magnetiche. Abbiamo fatto una sfida che riguardava le bande magnetiche e bisognava costruirsi con l'hardware che noi davamo un emulatore di bande magnetiche, quindi praticamente lo appoggio sul lettore di bande magnetiche e questo emula il passaggio di una carta.
Questa cosa magari nessuno dei partecipanti alla nostra CDF l'avrebbe mai letta. Esatto. Noi perché? Abbiamo detto, questa è una cosa che può essere interessante, può servire a qualcun altro un giorno e quindi la facciamo imparare alla gente. Esatto. Prendiamo, portiamo l'hardware, vedete di romperla, trovate un modo per fare questa cosa. E loro così hanno imparato questo. Il piccolo backstory è che appunto noi di Muac sia partecipiamo a delle CTF, l'ultima a cui abbiamo partecipato tutti insieme è stata la Pico CTF, sia organizziamo CTF, l'ultima che abbiamo organizzato è stata all'IHC, che è un camp che si è tenuto ad agosto, sì, all'inizio di agosto, quest'anno, cioè scusate, l'anno scorso, e si terrà nel 2020. Quindi invitiamo tutti a venire perché è molto, molto bello, si impara tanta roba e c'è un sacco di gente interessante. Esatto, tipo noi che facciamo le CTF. Anche gente più interessante. Esatto. E, quindi diciamo iniziamo a bazzicare un pochino nel mondo delle CTF. Tutta questa presentazione era per anche dirvi, se vi va, di unirvi a noi. Stiamo cercando, o almeno ci piacerebbe, vediamo in un possibile papabile futuro, organizzare un grande gruppo, comunque un gruppo di appassionati di sicurezza informatica, di programmazione, di hacking in generale, organizzare una squadra CTF o insomma trovarci per poter giocare insieme o dall'altra parte organizzare delle CTF. E, se qualcuno è interessato a collaborare, comunque venire a vedere un po', a bazzicare, a snappare un po' in giro, magari ci sentiamo, non adesso perché appunto tra poco dobbiamo lasciare la parola al prossimo relatore, però ci possiamo sentire, che non vede l'ora così contento, ci possiamo sentire per cercare di organizzarci per le prossime CTF, a breve ce ne potrebbero essere delle altre, o magari rigiochiamo delle vecchie CTF. Esatto, delle CTF in modo da far vedere a tutti cosa vuol dire. Che siamo bravi e non sbagliamo. Anche. Per spiegare senza far figuracce e poi per poter spiegare per bene, perché è una sfida che non si sa come va risolta, è inutile farla, cioè non imparano niente le altre persone. Esatto. Perché neanche noi sappiamo come fare. Giusto, piccola parentesi, più delle volte le CTF si tengono in 48 ore, quindi magari esatto, si ha venerdì, sabato o sabato e domenica e bisogna correre intensi, tutto il giorno davanti al computer senza mai fermarsi un attimo, quindi non c'è tempo per spiegare, ma noi volevamo organizzare un incontro in cui magari se qualcuno è interessato a capire come si fa. E non sa già farlo, cioè non è rivolto solo a chi dice ah sono un campione, vengo a darvi una mano. Esatto. Voleva essere chiunque sia interessato, può esatto, venire, snappare un po', come si fa, cosa si fa, si mette lì, lavora e noi gli spieghiamo se qualcosa non torna. Esatto, anche perché ci sono alcune CTF sì, molto introduttive. Sì. Nel senso che non ci si mette lì, quasi diciamo ve le spiegano loro come funziona, nel senso nel momento stesso in cui si legge una sfida, in cui si affronta una sfida, questa sfida ti insegna quel piccolo passettino che ti serve per la sfida successiva. Quindi non preoccupatevi se avete un po' di passione, interesse e soprattutto tanta voglia di imparare, perché è tedioso in certi momenti imparare delle cose del genere, quindi dovete avere caparbietà e tanta voglia di imparare, vi mettete lì, ci seguite, vi spieghiamo tutto il resto, si imparano, non sono cose impossibili, davvero non sono cose così difficili, bisogna mettersi d'impegno, tutto qua. Quindi se qualcuno è interessato magari ci sentiamo in un secondo momento, oppure potete scrivere alla pausa, comunque io devo bere un goccio d'acqua, quindi possiamo sentirci. Domande in tutto ciò, perché siete rimasti zitti completamente a guardare. Li abbiamo già ammazzati al primo turno. Che bravi. Boh, basta. Ci mettiamo lì, dare fastidio, lasciamo al prossimo. Al prossimo relatore. Un minuto per settappare, se qualcuno deve andare. Comunque, a parte gli scherzi, domande ragazzi, nel senso tanto adesso dobbiamo un attimo cambiare PC, quindi non preoccupatevi, potete pure far casino, alzarvi, andare a prendere una bottiglietta d'acqua, cosa del genere. Mettiamo in attesa? Sì, intanto. Sì, devi dire al signore là dietro. Domande? No, è bello e interessante. Grazie. Certo, quando... Ma sì, cioè io non sapevo fare niente fino a 2 anni fa, sono al terzo anno e veramente sono arrivato qua, ti ricordi che... Facevo schifo. Non sapeva... facevo veramente schifo. Non... alcune cose, insomma, che adesso riterremmo basilari, da dove siamo comunque di conoscenze... 2 anni fa... Non le sapeva.
è vero, si è messo lì ogni giorno con calma, pazienza, con... neanche ogni giorno, dai, non è necessario, va bene, sì, fare i compiti, sì, ok, dai. Però si arriva a imparare queste cose, ripeto, non sono impossibili, basta avere l'interesse, interesse e la pazienza, perché è soddisfacente quando, ragazzi, quando si riescono a beccare le flag, perché magari voi siete, c'è stata la Pico CTF, io ho passato una, la Pico CTF dura due settimane, io ho passato due settimane su una sfida, ma porca miseria, non mi veniva, ho sentito anche, un altro ragazzo di venire, no, non veniva fuori, ma nel momento in cui fai l'ultimo tentativo alle 3 di notte, parti e vedi uscire la flag, non ci credi intanto, rimani un attimo lì e dici, no, aspetta, no, che stai andando a Pisa e mentre sei in autostrada continui, sì, devo... anche... sì, perché dove guidavo? Praticamente stavamo andando a un evento dove ci avevano invitato per portare un altro nostro evento, di cui forse è meglio parlare alla fine. Sì, sì, parliamo nel secondo momento. Praticamente ci siamo trovati che era in corso la Pico CTF e non è che volevamo mollare, perdere una giornata intera di lavoro. Ah, ok. Non volevamo perdere una giornata intera di lavoro perdendo posizioni, eravamo abbastanza in alto, non era il caso. Esatto. E quindi praticamente ci siamo trovati a fare in macchina col 4G del cellulare, a fare le sfide... quei server che non rispondevano chiaramente perché eravamo nel mezzo dell'Appennino, non prendeva niente. No, infatti. Però c'era difficoltà. Esatto, quindi in quel momento non sapevi se era il tuo exploit a non funzionare oppure se era il server la connessione che non funzionava, quindi eri lì che... Sì, cosa perché ovviamente tra le belle cose... Aspetta, beh, il mio è già connesso, potremmo usare il mio. Too late, sei su Linux, sono su Windows. Too late! Dai, posso toccare? Stacca. Ora sono live, ok, figo. Ciao a tutti. Domanda per gli spettatori qui in sala. Chi programma? Sto perdendo una retina intanto perché il proiettore mi sta uccidendo letteralmente, quindi provo a spostarmi un pochino di qua. Non è andato quello? Fermo? È per la fotocamera. La mia posizione è perfetta, io volevo uscire dalla fotocamera. Vabbè. Chi programma in C? Chi programma? Ok. In C? Dumoniu. Allora, vabbè, due parole su di me. Io sono Francesco, swap page di Nick. Cosa faccio? Faccio penetration tester, mi occupo di information security in generale. Mentre per quanto riguarda le ore in cui non dormo, gioco Capture the Flag, organizzo Capture the Flag. Scusate di nuovo. E invece la cosa in cui veramente faccio schifo sono le presentazioni e PowerPoint, quindi deal with it. Ok. Tra l'altro, ecco, aggiungerei che mi hanno affibbiato uno slot da un'ora, quindi vi prego interagite perché io un'ora non ce la faccio a parlare, quindi sarà probabilmente 15 minuti di presentazione, 45 di Q&A e di chiacchierate e di stronzate varie. Ad ogni modo, la presentazione di oggi si chiama Coding in C, Damn Shame, perché il linguaggio C è un linguaggio simpatico, perché parliamo del linguaggio C? Fondamentalmente perché è un linguaggio estremamente potente ed è un linguaggio che allo stesso tempo è anche molto versatile, nel senso che è praticamente il linguaggio più a basso livello che ci sia, credo, tra i linguaggi compilati e quindi appena sopra l'assembler. E quindi è estremamente prestante, su qualsiasi piattaforma si vada a scrivere un codice in C e a compilarlo, questo codice è particolarmente prestante ed è più prestante di qualsiasi altro linguaggio che sia interpretato o con comunque dei middleware o dei framework di mezzo che si voglia. Ed è un linguaggio versatile perché lascia molto spazio allo sviluppatore, cioè lascia molta libertà allo sviluppatore, anzi in realtà appioppa allo sviluppatore tutti i cazzi, ok? Esatto. Vabbè, tanto non siamo più in fascia protetta, giusto? Non siamo più in fascia protetta, no? Ok, quindi possiamo dire brutte cose. Quindi
Allo stesso tempo, vabbè, tra l'altro è anche un linguaggio che si presta molto alla didattica, quindi sicuramente chi fa un corso qui a ingegneria, io non l'ho fatto, gli insegnano durante i corsi di programmazione, fanno C, usano C come linguaggio perché si presta molto, anche una sintassi abbastanza carina, cioè piuttosto che Pascal, sinceramente, meglio C. E anche quando fanno corsi di algoritmi, di solito gli algoritmi vengono spiegati in C, proprio perché C è un linguaggio dove non hai la libreria magica come in Python che fa tutto, ma se hai bisogno di qualcosa te lo devi scrivere, quindi tipo anche l'implementazione delle stringhe. No, la string.h esiste, ma vabbè. Però in teoria se sei un figo e scrivi in ANSI C dovresti implementarti anche la libreria delle stringhe perché non esistono. Quindi C è un linguaggio estremamente potente, estremamente versatile e ovviamente da grande potere derivano grandi rogne. Perché C è probabilmente il linguaggio compilato, a mio avviso, più difficile che ci sia a livello di sviluppo, proprio perché lascia molto controllo allo sviluppatore. È un linguaggio molto a basso livello ed è un linguaggio cosiddetto memory unsafe. Qualcuno sa cosa vuol dire qual è la differenza tra un linguaggio memory safe e un linguaggio memory unsafe? No, io continuo a fare così perché c'ho il proiettore che mi sta ammazzando le retine degli occhi, ma quindi non vedo quando la gente alza la mano, però chissà cosa significa quando un linguaggio è memory unsafe? Nessuno? Okay. Su le mani! Lui lo sa, lui lo sa. Ok, vai, ci dica. Tecnicamente il risultato ultimo è che nella migliore delle ipotesi se hai scritto del codice sbagliato il programma crasha, quello nella migliore delle ipotesi. Ci sono altri scenari un pochino meno gradevoli che andremo a vedere in questa presentazione, però in linea di massima è che se sbagli a scrivere qualcosa in C hai delle cose brutte in memoria e il programma di solito crasha. È un linguaggio divertente appunto perché quando programmi in C spesso e volentieri hai a che fare con delle funzioni che sono pericolose, principalmente, allora poi negli anni qualcuno ha detto vabbè allora scriviamo anche le implementazioni safe di queste funzioni che in realtà sì, ti danno una mano perché devi passare dei parametri in più che limitano i boundary degli input, però in realtà ci sono delle funzioni che sono tipo string copy, string cut, printf in tutte le sue salse e scanf, che sono funzioni che non controllano in alcun modo l'input dell'utente e che lasciano al programmatore l'obbligo, diciamo, di controllare e sanitizzare l'input che l'utente del programma andrà a fornire al software. E questo è veramente di solito è un disastro. Basti pensare che i primi buffer overflow, i primi problemi di... cioè, le prime persone che hanno scoperto quanto disastroso poteva essere un buffer overflow l'hanno scoperto intorno alla fine degli anni 80, e ci sono ancora programmi che hanno dentro dei buffer overflow. E non parliamo di programmi del cavolo, parliamo tipo di kernel di sistemi operativi Linux, parliamo di web server, parliamo di browser, framework JavaScript e quant'altro. Quindi per farvi capire che anche lo sviluppatore più esperto che lavora su progetti mastodontici e che usiamo tutti, tipo Adobe, Acrobat Reader, Flash, ok, Dio grazie, meno male, Flash non più. Internet Explorer, anche quello forse non più. No dai, basta, ActiveX, abbiamo smesso di usare Internet Explorer, ActiveX, no dai. Comunque browser, eccetera, hanno ancora difficoltà ad individuare questi tipi di problemi. Inoltre è un linguaggio che lascia allo sviluppatore la gestione della memoria, proprio in termini di allocazione, quindi richiesta al sistema operativo di aree di memoria e rilascio di queste aree quando si è finito di utilizzarle. E anche questo può portare a problemi che magari non necessariamente sono catastrofici dal punto di vista della remote code execution, ma anche possono essere estremamente problematici a livello di performance.
Se voi prendete un videogioco e questo videogioco, dopo un po' che ci giocate, comincia a fare 3 frame al secondo e dopo un po' il sistema operativo ha 32 giga di RAM occupate da quel processo lì, probabilmente qualcuno si è dimenticato di inserire dei free nei blocchi di codice che allocano cose, degli scenari, eccetera. Quando un linguaggio è memory unsafe, e quindi quando non abbiamo un bellissimo framework che fa da garbage collector, che ci gestisce la memoria, fa malloc free, ci gestisce i boundary, ha le librerie per le stringhe. Sì, ce l'ho su con questa cosa delle stringhe, è fastidiosissima. Si presentano delle classi di vulnerabilità che più generalmente vengono definite come classi di vulnerabilità di memory corruption. Okay? Sono diversi tipi di bug che si presentano e si manifestano in circostanze differenti, però di solito quello che succede è che il programma, nella migliore delle ipotesi, crasha male. E questi tipi di vulnerabilità sono i buffer overflow, che possono essere sullo stack o sullo heap. Immagino tutti sappiano qui cos'è lo stack e cos'è lo heap. Tanto poi dopo ve lo spiega Baraz. Problemi con funzioni di... problemi con le format string, che sono anche quelli, soprattutto su sistemi Linux, abbastanza comuni e rovinosi. E problemi di memory management, per cui dovuti appunto all'utilizzo sbagliato di malloc e free e loro derivate, che portano a scenari di use after free, dangling pointers, eccetera, 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 no? Quindi accessi a memorie non inizializzate, riaccessi a memorie che prima erano utilizzate, poi sono state liberate, mi sono dimenticato e ci accedo di nuovo, e cose di questo tipo, ok? Vi faccio un piccolo esempio. Immagino che tutti amino programmare in Python. Io non amo programmare in particolare in nessun linguaggio. Infatti questo codice, diciamo che è codice Python, funziona, fa schifo, fa quello che deve fare. E sì, lo so, non controllo il fatto che ARV1 venga davvero inizializzato. Quindi anche questo, in teoria, se lo chiami senza passargli un parametro, ti dice, ehi, ma non esiste ARV1, mi fermo qua. Però diciamo che tutto quello che può succedere è che il programma si blocca perché ARV1 non esiste. E vabbè, immagino che tutti sappiano che cosa fa questo codice. Fondamentalmente prende in input da riga di comando una stringa e dice ciao stringa, benvenuto al Mu Academy 2019. Facile, tutto bello, tutto fantastico, facciamolo in C. No, non si fa così in C, mettiamo le mani subito avanti. Ok, però magari uno che viene da Python dice, vabbè, più o meno, sì, non ho il più per concatenare le stringhe, quindi cosa faccio? Alloco un buffer, ci metto dentro la prima parte, ci concateno il mio argomento e poi dopo ci aggiungo l'ultima parte e lo stampo. Piccolo quiz. Quanto è scritto malissimo questo codice da 1 a 10? Dai, non fate i timidi. Dove sono i bug più brutti qua dentro? Printf? Non abbiamo il microfono per gli spettatori, non siamo così fighi. Guarda, ma già per miracolo così com'è, se apprezziamo il microfono agli spettatori, promettevi in giù la sala. C'era lui là, guarda. Se vuoi, se non vuoi fa niente. Printf passata con una stringa passata dall'utente. Sì, poi? Adesso non vedo più. Non vedo, non saprei. Va a vero? Che non ho gli occhiali, che non vedo. Esatto. Però dal punto di vista funzionale, se uno non fa una cosa che si chiama, diciamo, brutalmente fuzzing, e lo guarda, dice, vabbè, cavolo, in realtà è la stessa cosa, no? Funziona benissimo. Ci scrivo su webpage, scrive la stessa cosa. Però, no. A tema l'era glaciale, si era capito? La prossima no, non c'è... Fuori.
Sì, quello sì sarebbe. Così non fluscia il coso, perché secondo me dipende dal colore che il proiettore sviluppa. Allora, no, il problema è che in realtà se noi guardiamo il codice, sembrano piccoli bug, cioè sembrano piccoli problemi, perché vabbè, faccio una printf e non rispetto proprio quello che mi dice la man page della funzione printf. E uso string cat in una maniera non proprio appropriata perché non controllo quanto è lungo argv1 e utilizzo un buffer statico di 256 caratteri per farci stare la mia stringa. Però l'impatto di questi bug è grosso, ok? Cioè, il problema è che le conseguenze di questi bug qua a livello di memoria e a livello di corruzione del programma sono catastrofiche. Perché, vabbè, a parte che qua abbiamo due bug in 5 righe di codice, ok? Voi prendete JavaScript Core, quante righe di codice sono JavaScript Core? Io sinceramente non ho controllato, non sono andato su GitHub, ma secondo me tranquillamente superiamo le 100.000. E cosa può succedere con questo codice, di fatto? Può succedere che, poi ve lo spiega meglio nel dettaglio Baraz, nella prossima presentazione, quello che può succedere è che posso utilizzare un buffer estremamente lungo nel mio argomento per andare a sforare la dimensione di 256 caratteri del toPrint e a quel punto a lui non interessa, a C non interessa, lui alloca 256 caratteri. Se io ce ne scrivo 10.000, lui li scrive. Quello che c'è dopo non è un problema suo. Il fatto è che sotto nello stack dove io vado a scrivere tutte le mie schifezze, ci stanno variabili sensibili, ci stanno i saved registers, ci sta il saved instruction pointer, che sono fondamentalmente degli indirizzi di memoria che vengono messi lì sullo stack temporaneamente per consentire al programma di ritornare alla funzione chiamante quando questa ha terminato. Voi dite, vabbè, qua c'è solo main, quindi ritorna dove? Sì, ritorna in realtà a delle funzioni che ci sono prima perché ci sono le funzioni di inizializzazione, quindi main non è davvero la prima funzione. E se io corrompo l'instruction pointer, di fatto posso permettermi di saltellare in giro per la memoria e chiamare codice che non dovrebbe essere chiamato, ok? E io rompo il flusso di esecuzione del programma. Lo stesso succede con printf, che è una funzione un po' particolare, ma quella vediamo dopo. Non mi ricordo più cosa ho messo nelle slide, che ho finito 10 minuti fa. Tradizione tra di questa tradizione. Esatto. Soprattutto dei miei. Vabbè, come vi dicevo prima, le due vulnerabilità permettono di prendere il controllo del flusso di esecuzione, corrompendo la memoria del programma ed eseguendo codice arbitrario. Non vi metto un esempio di exploit scritto perché non avrebbe molto senso. Questo invece è un esempio un pochino più subdolo. Vediamo se qualcuno trova il bug. Dai, così perdo un po' di tempo che la mia presentazione è lunga. Esatto, facciamo i quiz col pubblico. Questa arriva direttamente dalla tastiera. Questa... Sì. Allora, noi... Non è semplice, quindi chi mi trova il bug adesso è veramente bravo, perché noi ci abbiamo messo... Vabbè, il codice era molto più lungo e c'era molto altro più brodo che ti faceva perdere tempo. Mezz'ora solo a capire come è il bug. Ma secondo me solo a trovare il bug 3-4 ore ce ne abbiamo messe. Perché voi l'avete già dovuto trovare l'anno prima. Questa è la picco del 2017. Ed è... Allora, questi sono... problemi rivolti, secondo gli organizzatori del Pico CTF, a studenti delle scuole medie e superiori. Mettiamo i nostri limiti noi, però non erano facili, non è vera questa cosa. Dai, qualcuno ha capito dov'è il problema qua? Dire EOF. End of file. È il terminatore della macchina. Nessuno? Ma però non mi piace che sia assigned.
che l'intero viene interpretato senza segno. Dai, idea, un qualcuno? Poi nessuno? Ok, c'è un bug che riguarda nella riga dove c'è buff di count più 1 uguale al null byte. Perché questo codice fondamentalmente prende l'input dell'utente e lo scrive character by character all'interno di un buffer e si assicura di terminarlo con un null byte, perché in C, siccome non esistono le stringhe, ma esistono soltanto gli array di caratteri, le stringhe sono definite come array di caratteri terminati da un null byte. Quindi per sicurezza, quando noi andiamo a definire, a scrivere delle stringhe in C con degli array di caratteri, di solito tendiamo sempre a mettere uno slash 0 in fondo per essere sicuri che la stringa termini lì e che la lettura della stringa da parte di un'altra funzione non vada a sbrodolarmi all'interno di altri dati che possono essere adiacenti. Il problema è che spesso non si sa contare giusto, perché se si vedesse col proiettore, quello che c'è scritto nel fumetto in basso a sinistra è array starts at one. Il problema è che qui chi ha scritto questo codice non ha saputo contare e ha aggiunto il null byte fuori dall'array. Ok? Questa è una classe di vulnerabilità subdola perché sembra una cavolata e si chiama off by one. Cioè, loro hanno definito un array di lunghezza x e hanno scritto tutto il nostro input in x e poi alla fine di x ci hanno messo uno slash 0. Cioè, se noi scriviamo un input che è lungo esattamente la lunghezza dell'array, lui ci appende uno slash 0 alla fine per terminare la stringa ed esce dal buffer. Ovviamente perché in C non esistono le stringhe. Questo è il motto della giornata. Esistono solo array di caratteri e vanno, come vi dicevo prima, terminati da dei null byte per evitare che se io ho dati adiacenti, come per esempio nelle strutture, se qua non c'è un null byte e io faccio una printf, non vado a prendere anche dei dati che in realtà con la stringa non ci azzeccano una mazza. Ok? Esatto. Potevo andare peggio, però... Quindi questa è la struttura di esempio. Ok, perché voi dite, vabbè, ma un null byte alla fine, che cavolo potrà mai succedere all'interno della memoria in un null byte? In realtà dipende molto da come sono posizionati i dati in memoria. E in C è il programmatore che decide effettivamente come i dati sono posizionati in memoria. Quando io... Allora, questa è una struttura, ok? Quando viene istanziata una nuova struttura, quello che succede è che proprio in memoria i dati vengono posizionati così, per cui noi abbiamo l'array del nome che è esattamente adiacente al deck size, che allora qua stiamo parlando, un piccolo background, stiamo parlando di un gioco di carte, dove è il classico gioco dove io butto una carta e l'avversario ne butta un'altra, se la mia è più alta io mi mangio le sue e vince chi riesce a ridurre a zero il deck dell'avversario, ok? Il problema è che il gioco era strutturato in modo che senza barare non avresti mai vinto. Comunque, il deck size è esattamente subito dopo il nome. Se io sforo con un null byte, quello che succede è questo. Cioè, lì io ho scritto nella prima parte un nome, che in realtà sono tutte A, e quando lui ci ha appeso in fondo lo slash 0 è andato a sovrascrivere il numero di carte che io avevo. Quando il gioco ha sottratto una carta perché io ho fatto la mia prima giocata, invece di decrementare un numero positivo ha decrementato 0 e quindi ha trasformato il mio numero di carte in FFFFFFF, che è un int 32? 64? Un int, sì, perché il programma è 64 bit, è un int 64 di carte, direi un bel po' di carte con cui giocare. Ok.
Il problema è che l'impatto di questa cosa non è solo che io riesco a vincere nel gioco, ma per come è strutturato il programma, se io, se io ho un array di carte e vado a leggerle una per una, quando il contatore va avanti, inizia ad andarmi a leggere aree di memoria che anche quelle con quelli che erano i dati delle carte non c'entrano una mazza. E quindi io di fatto ho un memory leak dove vado a leggere aree di memoria di programma che magari il programmatore non aveva neanche mai pensato di permettermi di leggere. In un software più complesso che non è uno stupido gioco di carte, magari è un server web che ha una vulnerabilità di questo tipo, magari in un'area di memoria ci salva i certificati SSL, ci salva le chiavi private. Se io ho un bug di memory leak, tipo questo, mi vado a leggere byte by byte il certificato o le chiavi private dell'SSL e poi dopo posso utilizzarle per fare attacchi crittografici, decriptare contenuti magari di un sito di home banking o cose di questo tipo. Vabbè, sto fantasticando, ok? Però in realtà il bug di Heartbleed non era tanto lontano da questo e il bug di Heartbleed è stato molto famoso perché permetteva appunto di leakare le chiavi private dei certificati dai server web o dai server che comunque utilizzavano le librerie OpenSSL fino a una certa versione. Vi lascio con un'ultima chicca, perché io so che la gente non legge la documentazione dei linguaggi in cui scrive. Io per primo, io non punto mai il dito senza essere il primo. Io sono quello che prova, anzi, io CTRL-C e CTRL-V e sei informatico anche tu. Tanto alla fine lo sappiamo tutti che chi programma va su Stack Overflow, copia e incolla i pezzi di codice e spera che il collage funzioni, altrimenti va dal manager e dice pusha in là la deadline perché non funziona. Allora, qua è un po' piccolo perché lo snippet è abbastanza grosso, anche questo è un estratto di una della CTF del PICO 2017 e anche qua ci sono dei bug di printf. Chi sa come funziona printf? Nessuno che azzarda, sempre lui. E però non vale sempre lui, secondo me c'è altra gente che lo sa ma è timida e non alza la mano. Allora, questa è la sinopsi di printf. Printf prende n argomenti, ok? Dove il primo argomento è del testo con delle format string che fungono da placeholder e gli argomenti successivi sono i valori che vengono interpretati dalle format string e inseriti nell'ordine di apparizione all'interno del nostro testo, ok? Quindi printf accetta almeno due argomenti, cioè dovrebbe accettare, in realtà ne accetta anche solo uno, ma se ne usate solo uno e passate delle variabili, doom on you. Bisogna usare printf con due argomenti, dove il primo sono le format string e il secondo è la variabile che volete rappresentare con quella format string, il terzo e così via. Ok, perché altrimenti fate un bordello. Perché fate un bordello? Perché se voi prendete dell'input di un utente e lo passate direttamente a printf come primo argomento, potete permettere all'utente di passare delle format string e quindi di fatto di andare a leggere e fare altro della memoria non inizializzata sullo stack, o anche inizializzata in realtà, però di fatto quello che succede è che voi andate, invece che a scrivere a schermo l'input dell'utente, andate a scrivere a schermo il contenuto della memoria e quindi di fatto ottenete un memory leak, ok? E voi direte ok, un memory leak e quindi al massimo anche in questo caso vado a leggere dei dati, non è così disastroso. Un attimo, ma vabbè. Il problema è che
oltre a non leggere come funziona la printf, molti non sanno che ci sono delle format string molto particolari. Questa c'è solo su Linux, credo che su Windows sia stata rimossa per disperazione. Su Linux l'hanno lasciata ed è %n. %n fa print nothing, but writes the number of characters successfully written so far into an integer pointer parameter. Ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che con %n voi non stampate niente a video, ma prendete il numero di caratteri dell'input e lo scrivete nell'area di memoria puntata dall'indirizzo della format string. Ok? Il risultato qual è? Il risultato è che printf diventa una primitiva di write what where. La primitiva di write what where è il sogno bagnato di ogni exploiter. Perché, perché quando tu arrivi nello scrivere un exploit, sfrutti un bug e arrivi ad avere una primitiva di write what where, a quel punto hai praticamente vinto, perché vuol dire che puoi andare a manipolare pezzi arbitrari di memoria del programma e da lì è soltanto un discorso di inventiva e creatività per riuscire a bypassare eventuali protezioni di memoria e ottenere code execution. Però c'è di più, perché con una funzione sola fai tutto. Non hai bisogno di concatenare mille bug, trovare il leak per bypassare SLA. No, printf fa tutto. Cioè printf è l'all-in-one solution perché ti fa il leak, quindi puoi leggere indirizzi di memoria, e se leggi indirizzi di memoria puoi leggere gli stack cookie di protezione, puoi leggere gli indirizzi a cui sono allocate le funzioni delle librerie e quindi calcolarti gli indirizzi base, poi eventualmente il Baraz vi spiegherà cos'è SLR. Avete una funzione to rules them all. Quindi printf è da imparare ad usare giusta e così, enjoy, no? Questions? What? Quale? Sì, di fatto. Dov'è? Qua. Printf temp flag, dove temp flag è un valore che viene definito, gestito dall'utente. Però se l'utente mette lì dentro facendo qualcosa. Sì. E allora, il %n scrive appunto, mettiamo che tu scrivi, cioè il programma ti chiede un input e tu inserisci un input di 20 caratteri, ok? Quando tu vai a usare %n, lui prende questi 20 caratteri, li conta e dice ok, sono 20, quindi scrivo 20 all'interno dell'area di memoria dove è posizionata, cioè puntata dalla format string. La format string ha un... Quando chiami printf, la format string viene messa sullo stack e ha un indirizzo. Ok? Se tu, utilizzando proprio questo bug, puoi modificare questo valore, automaticamente puoi scrivere un valore arbitrario, in questo caso il numero di caratteri, su un indirizzo di memoria che tu controlli. E quindi puoi, nel caso di implementazioni degli anni 90, andare a sovrascrivere direttamente l'instruction pointer perché la memoria è statica, oppure puoi andare a scrivere indirizzi che sai essere molto spesso statici, come per esempio
i puntatori popolati dal linker all'interno della global offset table di un binario elf. Domande? Tanto abbiamo tempo. Un binario elf è, si dice così, è lazy linked. Cioè, vuol dire che all'interno della struttura, allora i binari elf sono i binari compilati per sistemi operativi Linux, FreeBSD, eccetera, che sono diversi dai binari Windows, che sono binari PE. E hanno una loro struttura. All'interno della loro struttura c'è un'area di memoria che si chiama Global Offset Table. La Global Offset Table è una tabella che viene popolata a runtime con gli indirizzi delle funzioni che il programma va a chiamare da librerie esterne. Quindi qua, ogni volta che io chiamo printf, chiamo system, chiamo qualsiasi cosa da una libreria esterna, tipicamente dalle libc, all'interno della GOT, della Global Offset Table, ci sono tanti spazietti di memoria, tanti puntatori, che dicono al programma, guarda che printf si trova all'indirizzo bla 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 della libreria esterna collegata. Per via di come funzionano le protezioni della memoria, questi indirizzi hanno un base address che cambia ogni volta. Questo serviva come tecnica di mitigazione di queste tipologie di attacchi, perché se tu non sai dove puntare, la loro teoria era, se tu non sai dove puntare, comunque non ottieni code execution perché non sai cosa scrivere dove. In realtà, se tu puoi leggere questi indirizzi nella Global Offset Table e sai quali sono le librerie che ci stanno dietro, puoi fare dei calcoli e risalire poi dopo ai puntatori utili. Quindi è per quello che è bellissimo quando puoi exploitare printf, perché printf ti permette sia di leggere aree di memoria arbitrarie, sia di scriverle. E quindi hai l'all-in-one solution per l'exploit della world domination, Antani. Skip. No, finito. Sono in Q&A. In realtà volevo metterci, com'è che si chiama la tigre di Ice Age, che non me la ricordo, perché doveva essere intimidatoria e voleva dire non fatemi domande, ma poi qualcuno ha cambiato, ho cambiato all'ultimo. Domande? Non fatevi problemi, nel senso se avete qualche... Fateveli. No, scherzo. Domande? Le tengono per... No, perché poi il Barazza adesso, io ho parlato di tante belle cose, SLR, protezioni della memoria, eccetera, eccetera. Lui, che è molto più bravo di me a fare le presentazioni, vi spiega tutto questo e quindi poi le domande le potete fare a lui. Oppure facciamo una cosa molto, molto bella, lo facciamo assieme, le Q&A alla fine. Va bene. Wow. I microfoni sono due. Esatto, i microfoni sono due. A posto. Così io ti droppo le bombe a cui non so rispondere. Fermi un attimo. Allora, entro anch'io. E là. Ehi. Sì, no, giusto, ecco, potremmo potrebbe aiutare. Provo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi sentite? Sì. Dunque, se ho capito bene, la presentazione di Francesco è terminata. Se avete delle domande potete fargliele in questo momento, oppure magari possiamo fare, non so, ditemi voi, un attimo di pausa, inizio subito con la mia presentazione che dovrebbe essere un pochino più snella, nel senso che fisicamente spiegherò meno cose, e fare tutte le domande dopo. Ditemi voi come ve la sentite. Allora, le opzioni sono domande adesso, pausa. Se non me le fate mi offendo. Partire subito con la presentazione dopo. Idee? Domande in streaming? Qualcuno ha qualche preferenza? No, il fatto è che se non fanno domande mi sembra di, cioè, poi dopo io percepisco che magari non ho capito niente di quello che ho presentato di schifo, quindi se mi fate qualche domanda almeno dico, wow, che figo, almeno non ho capito. Cioè, mi sono fatto capire, perché no, se non avete capito, poi dopo sembra che vi sto dicendo che siete stupidi, in realtà no, sono io che non so spiegare. Nessuno? Nessuno davvero? Merendine gratis per chi fa domande? adesso però la devi fare, Ok. Cosa dite? Votazioni. Chi vuole 5 minuti di pausa, alzi la mano. No, wow. Uno.
Ha perso. Buon divertimento. Va bene, allora chi vuole che parta subito con la mia presentazione? Vada per la presentazione. Non pretende andare a casa, ma sono stupi. Esatto. grazie. Come si spegne questo coso, Antani? Da sopra. Io ho messo 5. Sì, ho spostato per quelli che andavano ancora in differenza. L'ha detto, l'ha fatto lui, non l'ho fatto. Schifo uguale? Ok. Riattacchiamo questo ammenicolo. Oh, abbiamo comprato tutte le cose oggi, sono arrivate oggi. Oggi? Avevamo mezz'ora per provarle, quindi incredibilmente non funziona. Niente di strano. Dunque, quello che sto per spiegarvi sarà un pochino tecnico. Cercherò di spiegarvelo in maniera più basilare possibile, però avrei bisogno davvero che se qualcuno non capisce qualcosa alzi la mano, mi faccia un attimo domanda, mi faccia un attimo capire che comunque ha bisogno di una piccola spiegazione, perché non è un problema, sono cose che comunque ci si può arrivare, non è così complicato. Risulta magari un po' tecnico per l'argomento, come dire, particolare, magari non di tutti i giorni, non è che uno si sveglia la mattina, fa rock chain così per colazione con il caffè e la brioche. Sono d'accordo. Ciao a tutti, sono Daniele, Mr. Moddom come nickname, ciao. Dunque, partiamo subito con la presentazione. Stavamo parlando prima di heap, stack, memoria, cose, buffe, una sopra l'altra, non si sa come funzionavano. Sostanzialmente funziona così. All'interno di un programma voi potete immaginarvi che ci siano degli indirizzi di memoria che partono dallo 0 fino ad arrivare a 100, per dire, ok? Dal indirizzi più bassi, indirizzi più alti, ok? Fin qua mi sembra abbastanza chiaro, basilare, no? Una tabella con un sacco di numeri, di informazioni. In particolare esistono due aree di memoria molto particolari chiamate heap e stack. Allora, sorvoliamo un attimo sull'heap che in questo momento magari non ci interessa, focalizziamoci un secondo sullo stack. Lo stack è una pila, dall'inglese stack, pila, di informazioni. Ogni volta che voi inserite un dato, o meglio, quando il programma che state facendo eseguire ha bisogno di nuovo spazio, ha bisogno di inserire un dato, lo impila sullo stack. Quindi diciamo, si dice che lo stack cresce verso l'alto, no? Perché se io ho fisicamente una serie di dati da mettere uno sopra l'altro, vedete che appunto da indirizzi, cioè, sto crescendo verso l'alto, da degli indirizzi di memoria più alti vado verso indirizzi di memoria più bassi. È una cosa un po' buffa. Te l'avevamo detto questa parte del slide, non era chiara, non verso l'alto, in basso. Non, guardate, non è mai chiaro, tranquilli che io stesso ogni 2x3 mi confondo, lo stack cresce verso il basso, verso l'alto. Sì, gli address bassi sono in basso, gli address alti sono in alto, non si capisce nulla, vabbè, è così. Il punto qual è? Focalizzatevelo un attimo in questo modo, perché torna comodo poi con il debugger visualizzare in maniera chiara i dati che si spostano uno sopra l'altro. Il punto qual è? Immaginatevi che ogni volta che con un'istruzione push il programma mette dei dati sullo stack, lo stack cresce, quindi push ci metto sopra, tipo un caricatore dei mitragliatori, delle armi, no? Quando io lo carico faccio un push, ci metto sopra il dato, ok? Quando invece ho bisogno di questo dato faccio il pop
fisicamente l'istruzione POP, e tolgo questo dato da sopra, quindi diciamo lo stack decresce. Fin qua tutto chiaro, ok? Ci sono domande? Facciamo così, Enzo, contrario. Sulle mani chi ha capito? Oh, così non importa, sulle mani chi non ha domande? Ok, mi piace. Mind tree. Vai! Ma questo pop per forza la prima sopra? Sì. Ah, ok. Sempre dall'alto. Ogni volta che fai un pop, prende la prima, il dato che più in alto e lo tira via, okay, e ci fa qualcosa. Ogni volta che fai un push, viene messo sopra. Non prendi mai valore dal mezzo. Ok, basta. Ottima domanda. Come le Pringles? Sì, veramente. Domanda. Allora, ripeto un attimo la domanda, anche per chi è in streaming, così vediamo se l'ho capita. Tu dici che le variabili stanno nello heap e le funzioni nello stack. Non del tutto, nel senso che le variabili stanno sia nello heap che nello stack. Una variabile è un termine generico per indicare un dato. Un dato sta sia nello stack che nello heap, dipende come viene gestito dal programma. Se io faccio un programma che, appunto, utilizzando le funzioni di malloc e di free, allora sto lavorando all'interno dello heap. Però gli stessi dati, lo stesso valore o la stessa frase, posso anche gestire all'interno dello stack. Non direttamente con dei push e dei pop, perché non gestisco a livello di programmazione del C i push e i pop, ma in un modo molto, molto simile. Adesso cercherò un attimo di spiegare come viene gestito e soprattutto chi gestisce lo stack, perché non è il programmatore direttamente a gestire lo stack. Il programmatore può gestire direttamente lo heap, appunto tramite le funzioni di malloc e di free. Malloc, parentesi, memory allocation, aumenta lo heap, free libera lo heap, chiaramente. Però, ne ripeto, adesso non mi interessa che siate presenti sullo heap, lo potremo vedere in un secondo momento se ci sono domande. Ho bisogno che abbiate ben chiaro lo stack, come funzioni. Quindi, push, mette sopra, pop, ce lo toglie. Fin qua. Allora, perché, come ho appena detto, il programmatore non gestisce direttamente lo stack? Perché in realtà lo fa il compilatore, implicitamente per il programmatore. Io ogni volta che vado a chiamare una funzione, vedete qua, da queste parti, diciamo di avere questo pezzo di codice molto fittizio. All'interno del main vado a fare una chiamata di una funzione che magari ho scritto io, ok, funzione int A, int B. Fin qui tutto chiaro che cosa dovrebbe fare, cioè nel senso chiamo una funzione e passo due argomenti, passo un intero A, passo un intero B. Qualunque cosa faccia questa funzione, qualunque siano questi valori degli interi, non importa. L'importante è che, capiate, nel momento in cui io vado a fare questa chiamata, ok, nello stack vengono posti, con dei push, l'indirizzo di ritorno al main, cioè da dove è stata chiamata questa funzione, perché ovviamente una volta terminata la funzione il programma deve sapere dove tornare per poter continuare l'esecuzione del main, e i valori che io passo a questa funzione, quindi il valore A e il valore B, sono messi appunto con dei push, push valore di ritorno, push valore A, push, B e valore A. Ok? Fin qui chiaro? Chi non ha domande alzi la mano. Aspetta che qualcuno non alza. Ok, sono tutti. E io, altra cosa particolare. Se io invece all'interno di una funzione chiedo o alloco appunto un buffer di 4, in questo caso byte, 4 char, vuol dire che nello stack ho chiesto al mio sistema operativo, al mio compilatore, di prevedere lo spazio per 4 caratteri, ok? Quindi lui si organizza, diciamo fa dei push, mettiamoli in questi termini, non è proprio vero, comunque alloca,
prepara dello spazio per accogliere 4 caratteri. Nel momento in cui io scrivo questi caratteri, quindi con un get ricevo questi 4 caratteri dall'utente che sta utilizzando il programma, questi 4 caratteri saranno scritti dall'alto verso il basso. Fin qui è chiaro? Immaginiamoci, il programmatore dice: caro programma, ho bisogno di ricevere 4 caratteri, dammi lo spazio per 4 caratteri. E lui si sistema 4 spazi, fin qua a posto. Ok, caro programma, adesso ricevi i dati e scrivili nel buffer, in questa variabile buffer. Lui inizierà, ok, il primo carattere lo metto qua, il secondo carattere lo metto qua, il terzo carattere lo metto qua, così via, così dicendo. Ci siamo? Più o meno come concetto? È un po' particolare, però funziona così. non sono io che l'ho deciso, ma funziona così. Domanda, vedete già quale può essere il problema qui? Proviamo un attimo a ragionare sulla parola overflow, che cosa vuol dire? Strabordare. Cosa sta succedendo in questo punto? Dai, sulle mani, chi ha qualche idea di cosa sta per succedere in questo punto? Che il quarto carattere... No, 4 caratteri ci stanno, carattere 1, carattere 2, dallo 0. Si parte a contare dallo 0, come l'immagine di prima, gli array partono da 0. 1, 2, 3, 4, a posto. E se io ce ne scrivo 5, dove va il quinto? Guarda lì, guarda che bello. Va a sovrascrivere il return pointer. E infatti, se io ci sparo dentro, yeah, un sacco di A, vado effettivamente a sovrascrivere il return pointer. E per chi ha mai programmato in C, si è ritrovato davanti un bel sig segev error, sig fault, cosa del genere, è appena succedeva questo. È una cosa bellissima, tra l'altro. Quindi, domanda, sulle mani a chi è mai capitato un sig fault? Ecco, avete fatto questo. Letteralmente avete fatto questo. Nel senso che avete fatto un gigantesco overflow di un buffer nello stack e siete andati a sovrascrivere l'indirizzo di ritorno. Per cui una volta che la funzione ha terminato, dice, ok, io ho terminato, va bene, tutto il resto, vediamo dove devo tornare. Devo tornare a A. Chiaramente A non è un indirizzo di memoria valido, quindi dice, io non so cosa fare, sei folta. E crasha lì. Ok, prima di andare un po' più avanti, ho bisogno di fare un passettino indietro. Ho bisogno di riprendere un attimo la questione dei pop e dei push. Allora, diciamo che questa è la parte finale di una funzione, ok? Io ho chiamato la mia funzione, ha fatto tutte le mie cose, poi al termine la funzione deve andare a prendere il return address per sapere dove deve tornare, appunto, ad esempio dal main. Quindi verrà eseguito un pop EAX, cioè prendi l'ultimo valore che sta in cima allo stack e mettilo in EAX. Che cos'è EAX? È un registro del processore. Cosa sono i registri? Sono le variabili del processore. Vi vedo un attimo persi, ho fatto un sacco di sottofrasi. Chi non ha domande alzi la mano. Lui ha domande. Allora, tu devi vedere il processore come... Ah, sì, scusate, per chi ci sta seguendo in streaming, le variabili del processore in che senso, che cosa sono? Il processore devi vederlo come una specie di omino con un sacco di mani, ok? E queste mani sono, diciamo, appunto le variabili. Per cui questo omino sta facendo i conti e all'interno delle mani, delle sue, un sacco di mani, adesso non mi ricordo quante sono, una decina... sui 32 bit e circa 16 sui 64? Un tot, non mi ricordo. Facciamo un tot. Sostanzialmente, lui può fare i conti soltanto con i valori che ha in mano. Quindi può sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, controllare. Fa tutte le operazioni che fa normalmente un processore, sono tante, le può fare solo con quello che ha fisicamente in mano, ok? Quello che c'è scritto nei registri. Non quello che c'è scritto nello stack, non quello che c'è scritto sull'hard disk. Prima di poter fare due conti, ha bisogno di caricare
cioè prendere in mano questi valori e a quel punto, una volta caricati nei suoi registri, può effettivamente fare dei conti. Ecco perché quando ho bisogno di fare, ad esempio, non so, immaginiamoci che lui stia per sommare questi due valori, ha bisogno di fare pop del valore, metterlo nel registro EAX, che è un registro, metterlo, fare il pop del secondo valore e metterlo nel registro EBX, e a quel punto, non so, potrebbe fare add EAX EBX, oppure sub EAX EBX, però si fanno operazioni solo con i valori che sono presenti all'interno dei registri del processore. Nel particolare, vorrei attirare, anzitutto ho risposto, ok, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione sulla funzione RET. La funzione RET, diciamo, copia l'ultimo valore che c'è alla cima dello stack in un registro particolare, il registro EIP, o diciamo il registro IP, che significa Instruction Pointer. Questo registro è una delle tante manine del processore che gli serve a tenere traccia di dove è arrivato all'interno del programma. È fisicamente la manina con un dito, ok, che leggendo il vostro programma compilato istruzione dopo istruzione deve sapere dove è arrivato. Ogni volta che esegue un'istruzione, questo Instruction Pointer, il registro Instruction Pointer, viene sommato di uno e portato in avanti in maniera tale da eseguire istruzione dopo istruzione. Però ovviamente c'è la possibilità anche di copiare dentro valore l'instruction pointer, in particolare con un return, RET, viene copiato l'ultimo valore che c'è sullo stack e viene messo all'interno dell'instruction pointer. In questo modo cosa succede? Quando io termino una funzione, faccio un return, copio il return pointer, che appunto è il return di dove devo andare, lo copio nell'instruction pointer e torno e vado alla funzione che stavo eseguendo. Chiaro? Ok, sono andato un po' veloce. Volete che torni un attimo indietro e rivediamo la situazione? Va bene, dai. Allora, cerchiamo un attimo di fare mente locale. Adesso sappiamo che se non viene controllato l'input di un utente, ho la possibilità di sovrascrivere tutto quello che mi pare. E in particolare ho la possibilità di controllare anche l'instruction pointer. So che quando una funzione raggiunge il termine, viene eseguita un'istruzione chiamata RET, che copia l'instruction pointer, che a questo punto io posso controllare all'interno del processore e quindi di fatto controllo dove il processore sta per andare ad eseguire. Quindi sostanzialmente io ho la possibilità di scrivere quello che mi pare e di dire al processore dove andare ad eseguire. Quindi cosa ci viene in mente? Ci viene in mente che io potrei, ad esempio, scrivere un programma in memoria e poi dire al processore vai a eseguire quel programma. Quindi mentre io sto giocando, non so, sto utilizzando il giochino di carte, magari nel nome utente metto e poi dei caratteri che di fatto poi in memoria sono del codice eseguibile e dopo dico al processore vai a eseguire questo codice. Questa è una classica situazione di come si sfrutta un buffer overflow nello stack per eseguire uno shellcode. Tecnica molto utilizzata negli anni 90, credo, su per giù, siamo lì. Sostanzialmente cosa succede? Ve lo spiego velocemente così vediamo se ci siamo. Diciamo che quello è il mio stack. Diciamo che io ho la possibilità di scrivere quanto mi pare e cosa mi pare sullo stack e in particolare andare a sovrascrivere anche il return address. Allora io posso scrivere un sacco di NOP, che è un'istruzione processore, che è no operation, cioè quando il processore arriva e legge no operation, non fa niente, passa l'istruzione dopo. Quindi se io scrivo 200 NOP uno dietro l'altro, creo un cosiddetto NOP slide, cioè uno scivolo di NOP, che mi permettono di creare uno scivolo, scrivere il mio shellcode, che è il mio virus, chiamiamolo così, quello exploit, quello che mi interessa fare, altra data che potrebbe, non potrebbe esserci, quello che posso scriverci sopra, non importa, e poi sovrascrivere il return pointer con un indirizzo di memoria circa all'interno del NOP slide, per cui indipendentemente dove io atterro nel NOP slide, so che il processore andrà ad eseguire da lì in poi fino a beccare lo shellcode
a quel punto eseguirà lo shellcode e quindi io avrò code execution, potrò fare quello che mi pare, sostanzialmente. Ci siamo? Domanda. Esatto. Allora, la domanda è perché il NOP slide? Perché non ho precisione di dove vado a colpire e quindi ho bisogno di un'area di comfort, sostanzialmente, per dire becco lì da qualche parte e poi vado giù. Sì, sostanzialmente per quello. Perché può capitare che a volte, a seconda di quanto è grosso il tuo shellcode, a seconda di come è stato eseguito, a seconda di quello che è successo prima, magari un po' di indirizzo di memoria cambiano, ma in particolare anche per una cosa che adesso andiamo a vedere, che in realtà quello che vi ho appena finito di spiegare non funziona, per un piccolo problema. Per i cosiddetti attributi RVX e per una cosa che si chiama ASLR, che spiegherò meglio dopo, ma concettualmente è una cosa che randomizza gli indirizzi di memoria. Cioè, io quando carico un programma e lo eseguo, non so mai qual è l'indirizzo di memoria del mio NOP slide, non so mai qual è l'indirizzo di memoria dello shellcode, in maniera tale da prevenire proprio questi tipi di attacchi. Ma in particolare c'è un problema più grosso, che sono gli attributi RVX. Gli attributi RVX sono read, write, execute e sono degli attributi che accompagnano la memoria in maniera tale che dei pezzi di memoria possono essere scrivibili, leggibili ed eseguibili in maniera logica. Cioè io posso, non posso scrivere ciò che può essere eseguito e non posso eseguire ciò che posso scrivere. Se ci pensate un attimo diventa subito chiaro, magari attualmente può sembrare un po' buffo detto così velocemente, ma nel momento in cui ci pensate un attimo torna logico che io non possa eseguire dei dati che posso anche scrivere e torna anche logico che non possa scrivere dei dati che sono normalmente eseguibili. Più o meno ci siete concettualmente? È un po' come dire che voi non potete parlare con qualcuno a cui potete dare ordini e non lo so, ci ho provato. Give up on the design. Sì, questo esempio stava andando un po' troppo per le... Però se vi è più o meno chiaro, capite, cioè, o meglio, se vi è chiaro quello che ho detto prima della questione dell'eseguire, scrivere, fare, brigare, credo vi possa tornare anche abbastanza chiaro il perché non posso scrivere zone eseguibili e non posso eseguire zone scrivibili. Di almeno ci siete? Domanda da Silvia? Vai. Sì? Si blocca. Allora, ripeto la domanda. Tu mi hai chiesto se riesco a sovrascrivere l'instruction pointer e farlo puntare in una zona scrivibile ma non eseguibile, giusto? Cosa succede? Nel momento in cui il processore salta in una zona di memoria non eseguibile, a causa degli attributi ci sono dei controlli interni al processore o al kernel, si pianta tutto, con un bel errore del tipo segfault anche in quel caso. Ve li ricordate su Windows? La zona di memoria non può essere read, quelle robe lì. La zona di memoria non può essere execute. Non so. Questo, ok? Per qualche motivo si cerca di scrivere della zona di memoria non scrivibile, leggere della zona di memoria non leggibile, eseguire della memoria... Vabbè, ci siamo, avete capito il concetto. Il punto è, se tu provi a saltare in un punto di memoria non eseguibile, si blocca tutto. Semplicemente si blocca perché dice, no, se una zona di memoria è scrivibile, io non posso anche eseguirla. O quantomeno, se non c'è l'attributo X di execute, allora mi blocco perché non va bene. È un controllo di sicurezza. Ed è qui che vengono in aiuto le nostre ROP chain. Allora, c'è un piccolo fatto, una piccola definizione, i gadget. Allora, noi possiamo immaginarci il nostro codice, il nostro bel blobbone di eseguibile, come una serie di istruzioni che bene o male possono
essere a un certo punto terminate da dei return, ok? È sensato pensare questa cosa, bene o male, all'interno del nostro programma ci sono un sacco di funzioni, ogni funzione prima o poi deve terminare e quindi prima o poi incontrerò delle istruzioni RET precedute da delle altre istruzioni che possono essere qualsiasi roba, possono essere degli POP, possono essere dei add, sub, non mi importa, il punto qual è? Il punto è che all'interno del nostro programma ci sono dei RET. Si definiscono i gadget come dei piccoli pezzi di codice terminati con un'istruzione return. Che cosa fa l'istruzione return? Ce lo ricordiamo? Prende l'ultimo indirizzo di memoria in cima allo stack, lo carica nell'instruction pointer e poi ovviamente il processore a quel punto salta in quella zona di memoria ed esegue da lì in poi. Ok? Quindi se io riesco a concatenare una serie di indirizzi di memoria che puntano a dei gadget, i quali appunto sono terminati da dei return, potrò in maniera consecutiva eseguire pezzi di codice arbitrario. Ve lo spiego un pochino meglio. Facciamo questo esempio. Allora, ho la mia solita funzione, buffer da 4, un get che scrive nel buffer senza controlli di dimensione, quindi ci può essere buffer overflow, e immaginiamo di inserire come input una cosa di questo genere, in rosa, ok? Quindi una serie di A per poter sovrascrivere il buffer, cioè buffer 0, buffer 1, buffer 2, buffer 3, a quel punto scrivo indirizzo del gadget 1. Immaginiamoci che il gadget 1 sia, non so, pop EBX, pop ECX, RET. Ok? Cioè, questo pezzettino qua. Immaginiamoci di scrivere 08048400D. Dico per dire, ok? E successivamente l'indirizzo del gadget 2 e successivamente del gadget 3, gadget 4, gadget 5. A creare una catena, ok? Prop chain. In questo modo, ok? A, per fare da padding, per riuscire ad arrivare al primo all'instruction pointer. Gadget 1, gadget 2, gadget 3. Immaginiamoci adesso cosa sta per succedere. Dai, chi vuole azzardare un'idea, una proposta sulle mani? Nessuno? Quello che sta per succedere è che quando la mia funzione termina, andrà a leggere l'indirizzo che lui pensa essere il return address, ok, return pointer, scusate, e ci trova quello del gadget 1. Il gadget 1 esegue delle istruzioni, perché al gadget 1 c'è scritto pop ABX, pop ECX, quello che è. E poi un bel return. Cosa fa il return? Legge l'indirizzo che sta sullo stack e lo interpreta come prossimo indirizzo a cui andare, a cui far saltare il processore per eseguire dell'altro codice. E così via. E cosa troverà? L'indirizzo del gadget 2. Se noi concateniamo questo procedimento, riusciamo ad ottenere dell'effettivo codice. Riusciamo effettivamente a far saltare il processore in giro per la memoria, tutta memoria eseguibile, perché è tutta memoria marchiata con l'attributo execute di X, quindi di fatto il processore non si arrabbia, siamo tutti belli, felici e contenti, inizia il processore a saltare in giro per la memoria, eseguire pezzi di codice a piacimento. In questo modo, potendo noi concatenare una serie di gadget in maniera arbitraria, possiamo di fatto eseguire dei pezzi di codice che ci possono portare a, non lo so, qualcosa. Proviamo a immaginare. A quel punto, avendo la possibilità di eseguire, potrei ad esempio chiamare funzioni del programma stesso. Dopo cercherò magari di farvi qualche esempio pratico, perché capisco che è una cosa abbastanza particolare e curiosa. State ancora un attimo con me e adesso cerchiamo di arrivare al punto. Potrei chiamare funzione del programma stesso, modificare gli attributi della memoria in maniera tale da ricondurci alla situazione precedente di shellcode, chiamare interrupt di sistema, vediamo dopo che cosa vuol dire, ottenere shell di comando con un cosiddetto coso che si chiama one gadget. Cercherò di spiegarvi anche questo, però prima, piccola parentesi, chi ha domande, o meglio, chi non ha domande alzi la mano. Ok, questa forse è un po' difficile.
ci siamo, cioè avete più o meno capito cosa sta succedendo? È un po' particolare, sì, ripeto, concettualmente magari può sembrare curioso, cioè a primo impatto è curioso e sì, insomma, difficile da capire così. Però poi una volta che avete capito qual è il concetto di come funziona lo stack e di cosa fa la funzione RET, vedete che poi è veramente molto semplice concettualmente. Difficile. Vai. Per ripetere, il nostro caro amico Guerini ci chiede come faccio a sapere quali sono le funzioni che hanno il RET o cose del genere. Le cerco, sostanzialmente. Ci sono dei tool, o tramite il debugger stesso, però è un po' spararsi nelle ginocchia e farlo tramite il debugger. Ci sono dei tool che ti danno, fanno questa ricerca, la ricerca di questi gadget, scansionano tutto il programma, cercano tutti i return e ti restituiscono le 3 o 4 istruzioni che ci sono prima. A quel punto tu sai che all'indirizzo tale ci sta questo gadget composto da un pop ebx, pop hx, add ret, piuttosto che un ret e basta, un op ret, quello che ti pare. E, semplicemente li cerchi in questo modo, li concateni, devi un po' smazzarti e poi ce la puoi fare. Non è poi così complicato. Quindi, facciamo un attimo il punto della situazione. Devo trovare un modo per controllare l'instruction pointer tramite un buffer overflow sullo stack, heap exploitation, il GOT di cui ci illustrava prima Francesco, quella famosa tabella in cui sono segnati i vari indirizzi delle varie funzioni. Vi vedo molto persi, ragazzi. Ci siamo, vi ricordate? Vabbè, se dopo avete domande comunque fatele perché è il momento adatto. A quel punto, nel momento in cui controllo anche soltanto una volta l'instruction pointer, posso saltare a un gadget e da lì iniziare eventualmente la mia rope chain. A quel punto posso, a seconda di cosa voglio fare con la rope chain, posso fare sostanzialmente tutto. Devo fare, poi vorrei concludere un attimo questa, come si chiama, questa mia presentazione con un paio di altri input. So che è tantissima roba, magari ne riusciremo a parlare con più calma in un secondo momento, se magari un giorno ci verrete mai a trovare in associazione, però vorrei riuscire a fare una presentazione tutto tondo in maniera tale che abbiate più o meno, se volete affacciarvi anche voi personalmente a questo mondo, almeno avete più o meno idea di cosa sta succedendo, perché magari vi schiantate contro un muro ed è abbastanza fastidioso. All'interno di un programma ci sono relativamente pochi gadget, dopo vedremo che nei programmi di dimensioni modeste trovate un ancora più modesto numero di gadget che spesso e volentieri non sono sufficienti per riuscire a fare qualcosa di concreto. È abbastanza fastidiosa come situazione, però ci viene in aiuto il mondo delle librerie. Voi sapete che quando lanciate un programma, questo programma carica in memoria anche tutte le librerie, e le librerie, in particolare le libc di Linux, sono maledettamente piene di gadget. Trovate di tutto, qualunque cosa voi potete immaginare e volere, lo trovate all'interno delle libc. C'è un piccolo problema. Le libc, ogni volta che voi caricate un programma, sono randomizzate. La posizione delle libc è randomica. Cosa vuol dire? Che fisicamente il base address che vedete lì indicato ad ogni avvio è casuale. Può essere un po' più in alto, un po' più in basso. Il punto qual è? È che essendo anche di poco randomico, rende sostanzialmente inutilizzabile una rope chain che può funzionare una sola volta quando azzeccate il giusto offset, ma vi basta sbagliare anche di pochi byte per andare a eseguire istruzioni completamente diverse da quelle che vi aspettate, quindi sostanzialmente rendere inutile quello che volevate fare. Esiste però un piccolo dettaglio. Se voi in un qualche modo riuscite ad ottenere il base address, e ce ne sono di modi per ottenere il base address, l'offset di un gadget all'interno delle libc è costante. Quindi se voi sapete che c'è un gadget che fa una determinata funzione, non so,
appunto Pop AIX RET, ha il 200° byte dall'inizio dell'LBC, nel momento in cui trovate il base address, voi sapete che per una determinata versione dell'LBC quel gadget sarà sempre caricato a 200 byte dopo l'inizio dell'LBC. Ok? Quindi nel momento in cui trovate il base address, sapete qual è l'offset di un determinato gadget, sommate le due cose, avete vinto. Piccola altra cosa, c'è questo bellissimo tool creato da David94J, forse mi sbaglio io, però santo cielo, io lo trovo soltanto qua, quindi piccola parentesi, se qualcuno sa effettivamente chi ha creato il One Gadget o qual è lo studio che ci sta dietro, vorrei un approfondimento. C'è una piccola curiosità, ci sono questi One Gadget che sostanzialmente vi dicono questo: se voi riuscite a saltare, ad eseguire questo gadget, questo determinato indirizzo di memoria, con delle determinate condizioni, automaticamente viene eseguita una shell di comando. Quindi, indipendentemente dal vostro programma, indipendentemente da come siete messi, se ad esempio riuscite a saltare all'indirizzo 45216, con la condizione che il registro del processore RAX deve essere nullo, quindi uguale a 0, allora otterrete bin sh, verrà chiamata la funzione exec bin sh con il parametro bin sh e quindi vi darà una shell di comando sostanzialmente. Un po' di link con un sacco di informazioni. Purtroppo Protostar è morto, era un bellissimo sito con un sacco di esercizi tra cui buffer overflow, string format, drop chain, è morto, a me non funziona più, non so se qualcuno ci ha più usato, non so. Vabbè, dettagli. Giusto per farvi capire, questa è una rope chain. Forking server. Per la CTF dell'IHC. Sì. Mi ricordo i commenti. Esatto. Indirizzi no, la memoria non mi ricordo. Semplicemente metto un sacco di indirizzi uno dietro l'altro. E adesso cercherò magari di farvi vedere. Sto andando un pochino veloce perché in realtà forse stiamo anche sforando con le tempistiche. Esatto. Quindi io vorrei riuscire a terminare in maniera corretta. Domande? Comunque non preoccupatevi, appena arrivo all'ultima slide, dopo il grazie, potrete farmi tutte le domande e cercherò magari di farvi un piccolo esempio, così almeno cerchiamo di rendere un pochino interattivo. Quindi se non avete domande adesso... Grazie. E poi ovviamente un meme dovevo infilarcelo. Detto questo, allora, se qualcuno ha delle domande, è il momento giusto per farlo. Allora, abbiamo terminato il Mo Academy, direi. Siamo in una situazione di tavola rotonda, per cui se avete domande, curiosità, è il momento giusto. Io adesso aprirei una shell di comando e vi farei domanda. I gadget sono già presenti all'interno del programma compilato. Devi soltanto trovarli. Questo più o meno risponde alla stessa cosa, anche in stream. Non so se capisco, ma siccome io scrivere, dove poi non quello che io potrei scrivere, allora lo prenderò da scritte. Sì. Ripeto questa frase perché effettivamente fa un bel riassunto di tutta questa cosa. Visto che non posso eseguire ciò che posso scrivere e non posso scrivere ciò che posso eseguire, questo è il concetto degli attributi RVX, allora eseguo ciò che è già scritto tramite i gadget. Sì, sostanzialmente è questo. Esatto, esattamente. E i gadget li posso trovare. Guardate, se io adesso mi metto un attimo qui, ripeto, apro la shell e vediamo due cose insieme. Se però avete delle domande, è il momento. Si vede? Stai attento a quello che fai passare sul terminale.
Non so cosa era venuto fuori, quindi. No, no, niente. Però niente. C'è il tavolo che dondola, mi dà fastidio. Allora, vediamo un po' di C. Allora, partiamo dal main. E il main, vabbè, questo qui, non guardatelo, non ci serve. Il main chiama la funzione vuln, ok? Parentesi. Siamo in un momento interattivo, se avete domande parlate in maniera libera, tranquillamente, non fatevi problemi, non vedete, ditemi, alza un po' lo schermo che magari non riuscite a vedere, però se mi date un bel feedback mi piace, ci sta. Allora, dicevo, la funzione main chiama la funzione vuln. La funzione vuln è esattamente come l'abbiamo vista prima. Char 16, viene allocato un buffer per ospitare 16 caratteri, viene stampata la stringa, inserisci l'input e poi un bel get senza il controllo di quanti caratteri effettivamente vengono inseriti. Vediamolo subito questa cosa. Metto così. Allora, se io faccio rop, se io metto dentro 4, a posto, il programma esce senza problemi. Ma iniziamo a dire che io ce ne metto dentro tanti. Cosa sta per succedere? Sto per andare a sovrascrivere l'indirizzo di ritorno della funzione vuln. E infatti, segmentation fault core dumped. In questo momento ho sovrascritto l'indirizzo di ritorno. Apriamo il vecchio GDB. Che è un port. Che è successo? Ah, ok. Ah, perché è troppo grande. Scusate, devo. Allora, riproviamoci. Stavolta con GDB, che è il buon vecchio debugger, vediamo cosa sta per succedere. Muore perché dice invalid PC address 41414141 e se andiamo a vedere AP, che è l'instruction pointer, siamo su un 32 bit, quindi i registri iniziano con E, AP, punta c'è dentro scritto AAAAA, quello che sono andato a scrivere io. Le mie A sono date a sovrascrivere l'instruction pointer e quindi ovviamente a un certo punto il mio programma si ferma perché dice guarda, non c'è codice eseguibile all'indirizzo 414141 che è appunto il carattere asci A. Ah, giusto. Mi dicono anche, fai backtrace, guarda un po', esplode tutto perché lui pensa che gli ultimi indirizzi di ritorno delle ultime possibili funzioni sono tutti 414141, proprio perché ho distrutto lo stack, si dice ho smashato lo stack, ok? Ci siamo, fin qui tutto chiaro. Allora, andiamo un po' a vedere cosa fa il nostro programma. Allora, vediamo che qui c'è una bella funzione che si chiama winFunction1, winFunction2, e poi una funzione che si chiama flag. La funzione flag, magari se faccio così funziona meglio, cerca di aprire un file chiamato flag.txt, legge il file, fa dei controlli, ma quello che ci interessa è che a un certo punto stampa la flag. Questo è il nostro obiettivo. Noi vogliamo far sì che si riesca ad eseguire questo punto di codice. Per eseguirlo abbiamo bisogno che la variabile win1, la variabile win2 siano settate a 1, vero, true, e che la variabile argcheck2 sia settato a questo. Allora, state un attimo con me, ci arriviamo tranquilli, non è un problema. In particolare vediamo che la funzione flag accetta in ingresso la variabile argcheck2, che è questa qui sotto che lui controlla. Più in alto vediamo che la funzione winFunction1 mette a true la variabile win1 e la winFunction2 mette a true la variabile win2. Ok? Allora, mi sto perdendo. Io ho fatto i compiti a casa, ho già preparato l'exploit perché è più veloce. Allora, che cosa succede? Questo exploit utilizza
grazie, le Pawn Tool, non mi veniva il termine, che sono delle bellissime librerie per Python. Tonna che fastidio, aspetta. Sono delle, è una bellissima libreria in Python che dà una mano a tutto il processo di exploiting dei programmi, delle, dei, dei binari. In particolare, vabbè, ci dà la possibilità di fare, di utilizzare delle funzioni come send line after, receive, diciamo, tecnicismi, li si può guardare in un secondo momento, non è davvero la, la cosa importante. La cosa importante è questa. Io qui vado a creare un bel buffer. Se voi guardate, il buffer contiene 28A, che sono il padding di cui parlavamo prima. Sono una quantità di A sufficiente per andare a sovrascrivere tutti gli indirizzi di memoria che non ci interessano fino a raggiungere l'extraction pointer. Vediamolo un attimo nella pratica questa cosa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, quanti erano? 28, ma perché? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, BB, CC. Adesso l'instruction pointer punta in BB, CC. Quindi noi siamo riusciti, con precisione di byte per byte, a controllare l'instruction pointer. Vuol dire che dopo 28A noi possiamo scrivere quello che ci pare all'interno del, dell'instruction pointer. In particolare scriviamo l'indirizzo di function, di win function 1 in maniera tale che quando la funzione vuln va a terminare, qui, quindi ci ricordiamo, mamma mia, ricordiamoci che noi siamo all'interno della funzione vuln, che è qua sotto, ok? Quando viene chiamata l'istruzione return, appunto con il famoso ret, il primo indirizzo che trova è l'indirizzo di win function 1, il quale, la quale, scusate, setta la variabile win a true. Ok? Proviamo a vederlo insieme. Andiamo qui. No, ho sbagliato. GDB. Adesso sto lanciando GDB affinché si possa attaccare a un altro processo in esecuzione. E vado a sistemare un breakpoint. Allora, scusate. PD vuln. Questa è la funzione vuln vista a livello di istruzioni macchina. E in fondo vedete questo ret. Noi andiamo a mettere un breakpoint su questo indirizzo di memoria. Cioè praticamente diciamo al processore fermati, al programma fermati quando arrivi qua. E quando andiamo avanti con il programma, lui, eccolo qui, lui si ferma, vedete? Qui è il famoso registro extraction pointer, che come un dito, come un indice, di fatto sta indicando l'istruzione a cui è arrivato il programma. Noi abbiamo messo un breakpoint, quindi si è fermato in quel punto, e a questo punto la funzione ret sta per caricare in memoria il primo valore che sta sullo stack. Il primo valore che sta sullo stack è proprio l'indirizzo della di inizio della funzione win function 1. Quindi facendo step, con la S step, noi adesso andiamo a vedere che la funzione il comando ret caricherà nell'instruction pointer la funzione win function 1. Quindi vedrete qui, in questo punto, vedrete caricato questa cosa che è la prima istruzione della funzione win function 1. Vediamo? Ecco qua. Adesso l'indice sta puntando a win function 1. Abbiamo caricato nell'instruction pointer la prima istruzione della funzione win function 1 sovrascrivendo l'instruction pointer. Tutto chiaro? Ci siete? Andiamo avanti, facciamolo step per step. Faccio cose, voi dovete guardare qua, qui c'è un bel nop, poi fa un pop e poi arriva il
il termine, arriva la, alla fine, la si arriva alla fine della funzione 1, mamma mia quant'è F, si arriva alla fine della funzione 1, e infine si arriva alla fine della funzione 1, mi piace di più, che quello che sta per fare è un'altra istruzione RET che caricherà in memoria il secondo indirizzo che noi gli abbiamo passato. Ricordatevi che gli indirizzi che vedete segnati nello stack sono quelli che noi gli abbiamo passato qua. Prima c'era win function 1, adesso c'è win function 2, poi c'è flag, vedete qui che li trovate, adesso il primo l'abbiamo già mangiato, adesso c'è il secondo, poi c'è flag, che è un'altra funzione, poi ci sono i parametri passati per come si chiama la funzione flag. Andiamo avanti. Ecco che è stata caricata in memoria l'indirizzo di win function 2, e infatti il nostro bel ditino sta puntando a win function 2. Qui adesso non ve la faccio step per step perché è troppo lunga la funzione win function 2, quindi facciamo continue e vedrete che in questo riquadro qua sopra, no, è morto. Non ho sacrificato la mucca bianca al dio delle demo, quindi quit. Riproviamoci. Oh, funziona. Ok, non riesco a farvelo vedere forse in GDB. Non è una scienza esatta. L'informatica non è una scienza esatta, ma fidatevi, funziona. Se noi andiamo a vedere nella flag, effettivamente dentro c'era scritto questo. Il nostro programma, che normalmente non ci avrebbe fatto stampare la flag, siamo riusciti a modificare l'esecuzione del programma affinché si possa stampare la flag. Sì? Domande? Se tu non metti il typo in una tua presentazione non sei contento. Vieni che se ne la demo. Dove ho messo? Adesso scrivere, ragazzi. Lul. Domande? Troppi malloc, sono stanco. Ci sono domande? Volete rivedere questa cosa? No? No, ve lo dico io che non volete rivederla. Non so, l'unica cosa altra che vi posso far vedere era quell'esempio di rope chain che avevamo messo prima. Non mi ricordo più dove l'ho messa. Un attimo, Allora, documenti. Aspetta. Artificial Life Mainframe, eccola qua. Allora, questa era una bella rope chain che abbiamo fatto per un... sapete che, come vi abbiamo detto prima, abbiamo organizzato una CTF, gli HC. Ovviamente, quando organizzi una CTF, devi anche provare le sfide che hai fatto. Provare che siano effettivamente esploitabili. E in particolare c'era questa sfida che era abbastanza complicata e richiedeva una rope chain come questa, che è un pochino più grossa di quella che abbiamo visto prima, però sostanzialmente fa all'incirca quello che avete visto prima. Adesso, no, non posso scorrere riga per riga. Lo so. Come le persone normali, uso nano. Grazie. E sostanzialmente qui vedete esattamente la stessa cosa, cioè il payload è composto da un padding per riuscire ad arrivare a sovrascrivere l'indirizzo di ritorno, e poi vengono utilizzati degli indirizzi di ritorno per il gadget 1, data che magari mi serve, altri indirizzi di memoria, insomma, è semplice concettualmente, ma è difficile nella pratica. Semplice concettualmente, cioè, io vi dico semplicemente, nel momento in cui avete capito come funziona lo stack e gli indirizzi di ritorno, è più o meno, non dico semplice, mettere insieme i pezzettini e capire che se io sovrascrivo lo stack con un sacco di indirizzi di memoria, questi verranno eseguiti poi uno successivamente all'altro. Farlo poi nella pratica potrebbe risultare un pochino complicato, perché a volte risulta complicato fare questa cosa.
per chi si stesse chiedendo come funzionano i Wanga, i, scusate, per trovare questi gadget, non mi veniva il termine, ci sono programmi tipo Ropper, che forse si chiama così, scusate, server. Questi bei programmini prendono, analizzano tutto il programma e vi sputano fuori sostanzialmente tutti i gadget che hanno trovato. Quindi, non so, trovate un bel pop R12, che sono i registri, R12, R13, R14, 15, RET, pop R15, RET. Tra l'altro è interessante vedere come ve li mette anche magari in sequenza. Questo gadget è questo magari accorciato di uno, che è questo accorciato di uno, che è questo accorciato di uno, che è questo accorciato di uno, in quanto l'importante è che finiscano sempre con un RET. Se poi io lo prendo a un indirizzo di memoria più vicino al RET, eseguo meno istruzioni, ma di fatto è comunque un gadget valido. E ce ne sono una certa quantità, però come vedete non sono tantissimissimi. Mentre invece, se vediamo se riusciamo a fare questa cosa matta, sì. come faccio? Come faccio a passargli una libreria? È mezz'ora che siamo fuori, ragazzi. Se avete domande, io vi lascio anche andare, sennò veramente. Esatto. Libc? Sì. E? Eccole qua. Nelle libc ci sono decisamente più gadget. Ne ha trovati 31.000. Quindi... buono, detto questo, basta. Ho finito, visto che mi stanno cacciando fuori. Due parole da parte del nostro presidente. Insieme al nostro presidente, per favore, perché non mi lasci quest'onere. Allora. Oh, ce l'hai anche tu, grande! Vi ringraziamo per essere venuti questa prima serata, ci aspettavamo potesse risultare un po' pesante perché era la serata più incentrata sulla sicurezza e la programmazione a basso livello, cioè più di così veramente non si può andare in assembly, più di così in assembly, però già ci siamo, sì. Quindi non fatevi intimorire se vi siete annoiati o non avete capito, cioè ci dispiace. Però volevamo parlare anche di queste cose, volevamo fare anche dei talk un po' più tecnici, riservati a un pubblico più di nicchia. Dalla prossima serata dovrebbero essere un po' più accessibili, diciamo. Soprattutto la prossima serata, in realtà, dove ci sarà lui, Nico, che parla della sintesi modulare. Dei sintetizzatori modulari. Esatto, musica. Dei sintetizzatori. Sintetizzatore modulare, farò vedere più o meno come funzionano, do consigli su dove andare per informarsi, eccetera, per chi fa musica, eccetera. È molto bello perché è un sintetizzatore dove si crea lo strumento, cioè con i cavi jack crei tu il circuito e per fare il suono. Ecco. È un po' più leggero e divertente. Sì, sicuramente più di oggi. Perché queste cose qua non vanno un gran bene, si è visto. Quindi dovrebbe sentirsi tutto. lui e un altro nostro associato che farà una presentazione sui videogiochi, la nascita di un videogioco, non anche lì niente di tecnico su come effettivamente si programmi. Però tutto il ciclo vita di un gioco, dall'ideazione, la creazione delle grafiche, l'ideazione del progetto, come funziona lo sviluppo e tutto quello che c'è stato dietro, perché lui ne ha fatti parecchi, dai tempi dell'Apple II, se non ricordo male, ha iniziato 45 anni fa con l'Apple II, esatto. E ancora ne ha fatti, ne fa e ne ha fatti di recente, esatto, per esatto. DS ad esempio, se era uno sviluppatore per DS. Sì, esatto, si è fatto un motore grafico per DS questa persona, quindi sicuramente ne sa. Non sarà un talk tecnico, parlerà anche perché non si può fare in un'ora, però vuole, diciamo, dare un'idea dall'interno di cos'è l'industria del videogioco. Oltre a, vuoi diventare un game tester, le pubblicità su Instagram, fai i soldi facendo quello che ti piace? No, non funziona così. Non è esattamente quello.
Ecco, vi ringraziamo ancora per essere stati qua e anche a chi ci ha seguito da casa, che non è riuscito a venire o lo vedrà poi. Buona serata a tutti, ci scusiamo anche per il ritardo di mezz'ora e i problemi tecnici, ma quelli non sono totalmente imputabili a noi, quindi ci dispiace. Venite a giocare a CTF, è più divertente di quello che sembra, cioè no, una davvero. Volta fatto è più divertente, giuriamo. È più divertente, si impara un sacco di cose. Lui si diverte mentre lo fa, voi un po' meno, però se lo fate anche voi è più divertente. Va bene, ciao a tutti. Buona serata a tutti.